Saluto tutti gli intervenuti in sala e anche quelli collegati sul canale YouTube dell'Accademia dei Fisiocritici. Buonasera. Porto saluti del Presidente Giuseppe Manganelli, che non è potuto intervenire per impegni presi in precedenza. Come membro del Consiglio Direttivo mi preme però sottolineare l'importanza che l'organizzazione di questo convegno ha rappresentato per l'Accademia. Quando Lucia Bovalini, nostro accademico sin dagli anni Ottanta, mi informò del ritrovamento del manoscritto da parte di suo padre insieme ad Enrico Fermi e il suo desiderio di esporlo in una serata appositamente dedicata come questa, appunto, abbiamo subito abbracciato questa sua idea, facendocela nostra e riservandole la priorità che a parere nostro meritava. Il professor Bovalini, docente di chimica presso l'Università di Siena per molti anni, ha contribuito alla formazione di numerosi allievi che ancora lo ricordano, compresa me stessa, e qualcuno che sicuramente sarà in questa sala e anche collegato su, appunto, via internet. Come è noto, i temi scientifici sono al centro dell'interesse dell'Accademia. E ricordare la figura di un docente che tanto ha fatto per la storia della nostra università è per noi certamente un onore. E quando poi, come in questo caso, l'esperienza di questo docente, questo nostro docente, il professor Bovalini, si incontra con quella di altri del calibro di Enrico Fermi, allora diventa veramente oggetto di maggiore orgoglio da parte nostra. È quindi con grande piacere che ospitiamo stasera questo evento e sono certa che i relatori sapranno coinvolgerci in questa rievocazione anche da un punto di vista, diciamo, storico, no? Come sappiamo, la scienza progredisce a passi di gigante in tutti gli ambiti, compresi quindi anche quelli oggetto che saranno, diciamo, presentati stasera, la chimica e la fisica. Ma sono certa che il manoscritto ritrovato, seppur grande di età, rappresenti ancora un documento importante. Però per questo dobbiamo sentire gli interventi dei nostri esperti, i relatori di questa serata. Quindi a questo punto lascio la parola alla professoressa Medaglini e auguro a tutti una buona serata. Grazie Luana, è un vero piacere e un onore essere qui oggi a aprire questo convegno a nome dell'Università di Siena per proprio ricordare, cioè celebrare questo ritrovamento così importante di questo manoscritto e che come sappiamo è stato scritto con gli appunti di Enrico Bovalini e Enrico Fermi. E per ricordare, e per questo ringrazio veramente l'Accademia per aver organizzato dei fisiocritici, per aver organizzato questo evento, ricordare questo nostro professore del nostro Ateneo che è stato il caposcuola della chimica negli anni 60, direttore dell'Istituto di Chimica Generale, che ha contribuito a trasmettere la passione per la chimica a tanti allievi, come ci è stato detto, a trasmettere la passione per la ricerca e a fare, ovviamente, come si vede dalle sue pubblicazioni, delle ricerche che hanno lasciato il segno nella chimica. E mi fa piacere ricordare che il nostro Ateneo, proprio sulle sue orme, vuol continuare e sta continuando. Penso al Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, di cui abbiamo la direttrice, che è così attiva nella ricerca, nella didattica, ma anche vogliamo essere al passo con i tempi, con quello che è l'insegnamento, l'offerta didattica che offriamo, e proprio quest'anno abbiamo introdotto un nuovo insegnamento che è proprio la chimica applicata al settore agroalimentare, perché la tracciabilità
le analisi chimiche sugli alimenti sono una richiesta e una necessità sempre più cogente. E su questo, per dire che partiamo da queste basi, ma vogliamo crescere, vogliamo prendere ispirazione. Ecco, ovviamente pensare che Enrico Bovalini ed Enrico Fermi, due geni, due diciamo menti appassionate, ispirate, amanti della scienza, hanno condiviso questa esperienza di essere studenti insieme, di scrivere gli appunti di chimica fisica insieme, e qui ritorna all'importanza anche di questa interdisciplinarità chimica, fisica, due menti appassionate verso la ricerca, verso la scoperta, e da qui nascono poi le scoperte più importanti. E pensare che non solo erano colleghi di studio, ma anche amici che hanno condiviso questa esperienza insieme, magari hanno condiviso proprio questa passione per la scienza. Mi piace anche immaginarli passeggiare insieme come piaceva Fermi e parlare ognuno della sua passione, la fisica, la chimica. Ecco, questo vorrei che il convegno di oggi, dove abbiamo esperti che, come Enrico Bagni, che ha scoperto questo manoscritto, professori che hanno una grande esperienza nella chimica, nella fisica, sia di ispirazione per noi, ma ancor più per le nuove generazioni e per la loro crescita futura. Grazie a tutti gli intervenuti. Buonasera. Ringraziamo la professoressa Medaglini e chiamo la professoressa Lucia Ciccoli, che condurrà questa serata, chiamando poi tutti i relatori e gli esperti. Prego. Bene, grazie Luana, buonasera a tutti e benvenuti a questa serata organizzata dall'Accademia dei Fisiocritici e con l'Università di Siena, in presenza e in remoto, per parlare, come è stato appunto accennato, del ritrovamento dopo 100 anni di un manoscritto, una dispensa, sulle lezioni di chimica fisica, scritte nell'anno 1920-21 da Enrico Bovalini ed Enrico Fermi, quando entrambi erano studenti nella Regia Università di Pisa. Uno iscritto, Bovalini, iscritto alla Facoltà di Chimica e Fermi iscritto alla Facoltà di Fisica, ma entrambi seguivano le lezioni di chimica fisica tenute dal professore Umberto Sborgi. Autore del ritrovamento è Enrico Bagni, studioso di storia della fisica e dei fisici del passato, autore di articoli su quaderni di storia della fisica e che, come tra poco vi racconterà, nel corso di uno studio sulla vita di Enrico Fermi a 100 anni dalla laurea avvenuta nel 1922, ha trovato in un sito particolare la citazione della dispensa, conservata a Roma presso l'Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei 40. Il manoscritto verrà poi illustrato da due docenti dell'Università di Siena, il professor Claudio Rossi ed il professor Emilio Mariotti, e seguirà poi un collegamento video da remoto con il professore Renzo Cini, che non è potuto intervenire per motivi di salute, e ricorderà il professor Bovalini. Ecco, eventuali domande da remoto potranno essere effettuate scrivendo sulla chat di YouTube. E ora, prima di passare la parola a Enrico Bagni, mi fa piacere ricordare la figura del professor Bovalini, che ho avuto come docente di chimica generale inorganica nell'anno accademico 1962-63, quando era stata appena istituita a Siena la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, e quella appunto era il primo anno.
E il professor Bovalini dal 1943 era professore ordinario di chimica generale inorganica presso l'Accademia Navale di Livorno. Dopo aver avuto all'Università di Pisa, nella facoltà di chimica, numerosi incarichi di insegnamento e la direzione degli istituti di chimica generale e di chimica fisica dal 1939 al 1942. Poi nel 1948 fu chiamato anche dall'Università di Siena per l'insegnamento di chimica generale nella facoltà di medicina e chirurgia e nella facoltà di farmacia. E poi, quando venne istituita appunto nel 1962-63, nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dove ha avuto poi anche a Siena la direzione dell'Istituto di Chimica Generale, che tenne dal 48 fino al 71, l'anno del suo pensionamento. Ecco, io ricordo molto con piacere le lezioni del professor Bovalini, che erano tenute all'ultimo piano del Palazzo del Rettorato, dove allora aveva la sede la Chimica Generale e dove ora sono numerosi uffici. E ricordo che ci faceva trovare scritti alla lavagna con il gesso prima di tutti gli argomenti delle lezioni di cui avrebbe parlato, in maniera che si potesse meglio seguire le sue spiegazioni. E ricordo con piacere veramente le sue lezioni, che erano molto chiare, tanto che mi fecero molto apprezzare la materia, e l'esame riuscì a superarlo con il voto di 30. Esame che a quel tempo era uno dei più difficili del primo anno di corso, che non si basava soltanto su prove orali, ma anche compiti scritti di calcoli stechiometrici. Ora, il professor Bovalini, naturalmente, oltre a tutti questi vari impegni didattici, ha svolto anche una numerosa attività di ricerca, e attività di ricerca su argomenti di chimica generale e di chimica analitica, con particolare riguardo allo studio di molte acque minerali, e poi argomenti anche di chimica tossicologica e di chimica industriale. Bene, a questo punto io darei la parola al Enrico Bagni, che ci parlerà del ritrovamento del manoscritto. Grazie della vostra attenzione. Innanzitutto io ringrazio l'Accademia dei Fisiocritici, perché è un onore per me. Io è la prima volta che mi presento in pubblico, perché di solito sono al congresso della Società Italiana di Fisica. Per alcuni anni ho fatto delle ricerche, non ne valutavo l'importanza all'inizio. Poi dopo ho deciso di iscrivermi alla Società Italiana di Fisica, in particolare per la sezione di didattica e storia della fisica, per far conoscere le mie ricerche. E poi mi sono segnato anche all'Unione Matematica Italiana, lo stesso per la parte di storia della matematica. Il primo anno è stato un successo, perché mi hanno dato subito un premio, la menzione speciale, e allora a quel punto lì ho continuato. Su 5 comunicazioni alla Società Italiana di Fisica, 3 sono state premiate, nel 2019, nel 2022 e quest'anno nel 2023. Questa è stata una ricerca che non ho cercato. Ho dato a Google, a un motore di ricerca, 3 parole: Enrico Fermi, chimica, e a un certo punto è comparso il fascicolo di Enrico Fermi. Ho detto, vabbè, questo l'hanno visto tutti, lasciamo perdere. Però siccome sono curioso, sono andato dentro e ho trovato lezioni di chimica fisica. Ho detto, no, questo non l'ha visto nessuno. E allora ho contattato la professoressa Bovalini, mi ha detto che una copia era stata vista dal professor Cini a Chimica Pisa, e allora ho chiamato il Dipartimento di Chimica di Pisa. Hanno fatto una ricerca in biblioteca, niente. A questo punto ho chiamato il direttore del Dipartimento di Chimica, ha detto, ci sarebbe la possibilità che voi abbiate una dispensa di Fermi. Dopo alcune settimane avevano fatto una delegazione, la segnalazione era stata presa in grande considerazione,
però non avevano trovato nulla. Allora, questo accadeva intorno al 22 ottobre del 2022, a quel punto ho preparato la comunicazione della dispensa che si trovava all'Accademia dei 40, però ho dato una possibilità al professor Cini di essere anche lui partecipe con la sua dispensa, però attualmente non c'è. Però sappiate che se in futuro al Dipartimento di Chimica uscirà questa dispensa, il primo che l'ha visto è il professor Cini, e quindi gli volevo dare merito di questa cosa. Io vi ho portato la comunicazione che ho fatto a Salerno. Di abitudine io uso molto le tabelle, perché così con un colpo d'occhio vedete quello che vi sto per spiegare. Voi immaginate che non c'è solo la scoperta della dispensa di chimica, è stato ricostruito l'indice, ma per la prima volta vediamo il libretto di Fermi, le commissioni, l'ora in cui ha dato gli esami. È stato ricostruito anche l'organigramma per la prima volta sia dell'Istituto di Chimica che dell'Istituto di Chimica e Fisica. Sono stati ricostruiti per la prima volta gli esami dati alla scuola normale. Alla scuola normale ci si accede con un concorso, però si chiama, e all'epoca si chiamava Regia Scuola Normale Universitaria, perché i professori interni sono professori dell'università e quindi davano degli esami come se fossero all'università, però degli esami aggiuntivi di completamento. Quindi ce ne sono quattro di scoperte qui dentro. Ora procederò, piano piano le vediamo insieme. Qui ho fatto un indice delle cose che vedrete, non le leggo perché le vedremo insieme. Parto direttamente dalla lettera di Enrico Fermi a Enrico Persico. Enrico Persico e Enrico Fermi erano due studenti del liceo che si sono andati avanti insieme a fisica e si scrivevano. Nella lettera dell'11 dicembre 19 a Persico, Enrico Fermi scrisse: «In quest'anno, tra le altre cose, mi sono data l'industria delle dispense. Le dispense sono di fisica sperimentale, meccanica, forze calore, ottica. Io le ho detto, un altro si occupa di scrivere e di stampare. I guadagni sono divisi a metà. Però della dispensa di chimica fisica non si trova accenno nella citata lettera». Si apriva a quel punto nella vita di Fermi una storia non conosciuta, ma che veniva per la prima volta documentata nel titolo della dispensa di chimica fisica, oggetto della presente analisi. Professore Umberto Sborgi, lezioni di chimica fisica a cura degli studenti e Bovalini e Fermi, anno accademico 2021. Dove è stata trovata questa dispensa? In un sito che si chiama Lazio Novecento. Dando le parole a Enrico Fermi è uscito questo fascicolo digitalizzato con questa scritta, e da lì è partita tutta la ricerca. La dispensa in esame si compone di 320 pagine senza la presenza di un indice. Dato che nell'ultima pagina, pagina 320 della dispensa in esame, il discorso risulta interrotto, è stato posto in essere una ricerca per trovarne il completamento attraverso la responsabile presso l'Accademia dei 40. Ricerca che ha dato però un esito negativo, quindi non abbiamo trovato il completamento. Qui è stato ricostruito in tre PowerPoint, diciamo così, l'indice semplicemente ricopiando i paragrafi e i sottoparagrafi della dispensa, quindi non c'è un mio intervento, ma è una ricopiatura pura e semplice. La parte di chimica e fisica ha una parte comune sulla costituzione della materia. Qui abbiamo la cosa più rilevante: a Pisa veniva insegnato dal professor Sborgi i primi modelli di atomo, quindi l'atomo di Thomson, l'atomo di Rutherford, l'atomo di Bohr e i primi elementi della teoria dei quanti. Come vedete in fondo, la dispensa termina a pagina 320. La figura di Enrico Bovalini, qui sono alcune note biografiche. Nato a Siena il 5 dicembre del 1900, si laurea in chimica il 18 dicembre del 1900,
23 con punti 108 su 110, assistente e poi aiuto all'Istituto di Chimica Generale nella Regia Università di Pisa. Dal 1939 al 1942 direttore dell'Istituto di Chimica Generale e dell'Istituto di Chimica Fisica nella Regia Università di Pisa. Nel 1943 vince il concorso come professore di ruolo alla Regia Accademia Navale di Livorno, dove insegnò fino al 1971, data del suo collocamento a riposo. Dal 1948 al 1971 è direttore dell'Istituto di Chimica Generale dell'Università di Siena. Muore a Siena il 13 luglio 1977. In occasione di questo incontro ho fatto una ricerca supplementare all'Archivio Generale dell'Università di Pisa e vi dico un po' gli esami che ha dato. Ne ha dati 17, ha dato preparazione chimica, matematica per chimici, chimica generale sia organica che inorganica, mineralogia, esercizi di fisica e fisica sperimentale, geologia, chimica applicata, esercitazioni, chimica fisica, analisi chimica qualitativa, chimica industriale, chimica farmaceutica, analisi quantitativa e poi c'era una prova finale, una prova pratica. E il 18 dicembre abbiamo la laurea. Le votazioni in ordine sono 30, 25, 30 lode, 28, 27, 30, 30, 30, 24, 30, 29, 24, 29, 27, 30, 29, 30. Quindi una media molto alta negli esami. Qui è stato ricostruito per la prima volta l'organizzazione dell'Istituto di Chimica Generale della Regia Università di Pisa. Soffermatevi solamente sulle prime due colonne. Vedete che nel 18-19 abbiamo Raffaele Nasini, che è un altro professore di chimica nato a Siena. Come aiuto abbiamo Umberto Sboggi, dopo che ha fatto un primo anno di assistenza. Poi abbiamo già nel 24-25, quindi appena laureato, Enrico Bovalini entra come assistente del professor Raffaello Nasini. Andiamo ancora avanti, abbiamo Bovalini. E poi abbiamo che nel 1931 muore il professor Nasini, quindi subentra come direttore Camillo Pollezza ed Enrico Bovalini diventa aiuto del direttore. Ancora avanti vediamo che mantiene questo incarico per gli anni 30, poi succede che Camillo Pollezza per 2 o 3 anni decide di lasciare temporaneamente la direzione per trasferirsi all'estero e nel 39-40 diventa direttore pro tempore il professor Bovalini, che ricopre anche la carica di aiuto, cioè le due cariche si sommano. A Pisa nel 26-27 viene creato l'Istituto di Chimica Fisica. Il primo direttore è sempre Umberto Sboggi, poi a seguito di un concorso che viene vinto da Arrigo Mazzucchelli, che terrà l'incarico fino al 33-34. Poi nel 35 Mazzucchelli muore e l'incarico viene preso da Camillo Pollezza. Ancora una volta nel periodo 38-39, l'ultimo anno, poi c'è questo periodo di 2 o 3 anni in cui si assente, ed Enrico Bovalini diventa non solo direttore dell'Istituto di Chimica, ma anche direttore dell'Istituto di Chimica Fisica della Regia Università di Pisa. Voi trovate Regia perché la forma di Stato è la monarchia, quindi tutti gli uffici pubblici sono sommontati dalla R. Poi, finita la guerra e col referendum, la R viene cancellata. Chi è il professore di fisica a Pisa? È Luigi Puccianti. Luigi Puccianti è straordinario di fisica sperimentale, trasferito col suo consenso alla cattedra omonima della Regia Università di Pisa dal 16 ottobre del 17, conservando lo stipendio e l'assegno di cui è provveduto. Voglio leggere la motivazione che ho messo in rosso perché è molto bella, è difficile trovare una motivazione di trasferimento di questo tipo.
Considerando che oltre ad aver lasciato il ricordo di uno tra i migliori allievi della nostra università e della nostra scuola normale, ha acquisito distinto posto tra i cultori della fisica. Con le sue ricerche in diversi campi di questa scuola, in fama di zelante ed efficace insegnante, risultò primo nel concorso per la Regia Università di Genova, donde per voto della facoltà fu lo scorso anno trasferita a quella di Torino. Qui faccio una precisazione: lui non fu normalista come Fermi, ma la scuola normale dal 1875 fino al 1920 ospitava la scuola di magistero. Quindi 1895 fu il primo anno in cui fu istituita la scuola di magistero e la scuola normale, e il professor Buccianti fu il primo che vinse il posto, per cui in questo senso va detto nostro allievo della scuola normale. Poi nel 1920 vennero abrogate le scuole di magistero. Qui viene ricostruito l'istituto di fisica, che si chiamava Istituto di Fisica Sperimentale e Meteorologia della Regia Università di Pisa. Qui abbiamo il direttore Luigi Puccianti. Quando arrivò non aveva un aiuto, e poi dopo ebbe Tommaso Collodi e poi Giovanni Polvani. Giovanni Polvani è stato anche presidente della Società Italiana di Fisica ed è stato allievo della Scuola Normale di Pisa. Vediamo il verbale di esame di Enrico Fermi. Regia Scuola Normale Superiore di Pisa, si presentano 5 concorrenti. Ora la normale dava la possibilità di fare il concorso nella città dove uno risiedeva. Fermi chiese di fare il concorso a Roma, per cui i primi 4 lo fecero a Pisa e Fermi lo fece alla Regia Università di Roma. Di questi 4 passa Luigi Fantapier, che si iscriverà a matematica e vince il posto con 41 cinquantesimi, e Fermi a Roma passa l'esame con 45 cinquantesimi. Poi tutti i documenti vengono trasferiti all'Università di Pisa e alla Scuola Normale. La commissione, vedete Luigi Bianchi, che è stato uno dei più grandi matematici, Eugenio Bertini, che è stato uno dei più grandi geometri, Onorato Nicoletti, che è anche lui è stato un grande matematico, e poi il professor Luigi Puccianti, direttore dell'Istituto di Fisica. Qui vedete per la prima volta, dopo il congresso di Salerno, il libretto di Fermi, cioè dopo 100 anni vediamo in che giorno, in che ora, e quindi giorno, mese e anno, Fermi diede gli esami. Il primo anno diede lo stesso giorno 3 esami, alle 8 di mattina. Notevole. Poi abbiamo il secondo anno, vi faccio notare che è un libretto che va avanti con 30 e 30 lode da fare invidia proprio. Poi arrivò nel 22 l'esame sui quali gli storici si sono molto soffermati, ma non avevano individuato chi era stato il responsabile. Sul disegno a mano libera, anche Enrico Fermi in una corrispondenza si divertì molto con Enrico Persico, che disse: guarda come disegno male, vabbè. E credo, se guardate, ci sono anche esami lo stesso giorno in seguito, cioè chimica inorganica e chimica organica lo dà il 5 luglio, lo stesso giorno alle 3. Geodesia teoretica e chimica fisica lo stesso giorno il 30 giugno, uno la mattina alle 9 e uno il pomeriggio alle 4. Analisi superiore, anche lì insieme a meccanica superiore, lo stesso giorno, uno alle 8 e uno alle 9 e mezzo. Evito qualsiasi commento. Qui abbiamo per la prima volta la commissione. Quindi la commissione del primo anno è fatta da Nicoletti, Bianchi e Mazzarri. Nell'anno successivo
come vedete, il primo anno è un primo anno di matematica, un primo anno uguale per tutti, sia per chimici, fisici, è un anno comune, come si direbbe oggi. Poi abbiamo il primo esame di fisica, ancora matematica, i due esami di chimica, fisica, matematica, geodesia, che va già nel 21. E chimica fisica lo dà nel 21 il 30 giugno con Sborgi, Puccianti e Quartaroli. Poi si prosegue. Vi faccio notare una cosa che a me ha colpito molto, che il professor Puccianti, il professore di fisica sperimentale all'Università di Pisa, compare 6 volte. È un fatto molto raro che uno studente incontri un professore, non dico già 2 volte è tanto, di solito uno lo incontra una volta, ma incontrare 6 volte lo stesso professore è un fatto che è eccezionale secondo me. Quindi non fu una figura da poco la presenza di Puccianti nella carriera accademica di Fermi. Questa è la seduta di laurea. La seduta di laurea era molto articolata, c'era una prova pratica, poi c'era la tesi che viene presentata anche oggi, studi sopra i raggi Roentgen, e poi c'erano 3 domande. In questo caso è uno dei pochi casi dove il verbale riporta anche chi fece le domande, quindi il professor Bianchi, il professor Maggi e il professor Sborgi, uno di analisi, uno di fisica matematica e uno di chimica fisica. E qui ci sono i titoli. Il presidente della commissione è il professor Luigi Puccianti e il segretario è Mariano Pierucci. Mariano Pierucci è stato un fisico pisano che poi ha proseguito la sua carriera a Modena e è andato in congedo a Modena. Questi sono gli esami aggiuntivi, cioè non bastava solo gli esami all'università. La scuola normale, per poter mantenere il posto, richiedeva agli studenti di dare degli esami aggiuntivi, di completamento. Il voto minimo che potevano prendere era 24, cioè sotto 24 non si poteva scendere, sia per gli esami all'università, sia per gli esami alla scuola normale. Quindi l'integrazione, lui dà prima 3 esami a maggio e 1 a giugno di matematica, 2 di matematica e 1 di lingua tedesca. All'epoca, se voi prendete la lista dei premi Nobel, diciamo che metà dei premi Nobel nella prima metà del Novecento sono scienziati tedeschi. Oggi la lingua ufficiale nella scienza è la lingua inglese, all'epoca era la lingua tedesca. E lui dà 3 esami di lingua tedesca, più gli esami di matematica, perché il professore interno era Luigi Bianchi. A questo punto lui dà un esame di abilitazione, quindi c'è una commissione, se voi guardate la commissione è metà e metà, interna e esterna, quindi Bianchi era un professore interno, Puccianti e Nasini erano professori interni, Armellini, Nicoletti e Maggi invece erano professori dell'università, Bertini era invece professore interno, anche lui, era nel consiglio direttivo. E un teorema di calcolo della probabilità e alcune sue applicazioni. Votazione 50 e lode. Anche qui le votazioni massime alla scuola normale. Chiudo questa presentazione con le parole del rettore del 38-39 per l'inaugurazione dell'anno accademico, che dice: ed è per questo che l'Ateneo Pisano ha provato in questi giorni il giusto orgoglio di veder conferito il premio Nobel per la fisica a Enrico Fermi, che ricordiamo allievo della nostra scuola normale superiore e laureato nella nostra università, dopo 4 anni di studi e ricerche in quell'istituto di Piazza Torricelli, che per merito soprattutto di Luigi Puccianti si è trasformato in un vero semenzaio di fisici illustri. Grazie a tutti. Bene, grazie. Ci sono domande? Qualche
richiesta di informazione aggiuntiva, interessantissime le notizie che ci ha fornito sulla vita di questi due autori del manoscritto. Nessuna domanda? Nessuna curiosità? Bene, allora grazie, chiamerei il... C'è qualche domanda? No. Chiamerei il professor Claudio Rossi, che da chimico-fisico analizzerà il testo, soffermandosi su alcuni punti. Allora, una breve presentazione del professor Rossi prima di dargli la parola. Il professor Rossi ha conosciuto il professor Bovalini nei primi anni 70, negli anni dal 73 al 77, quando da studente prima e poi da laureato conduceva delle ricerche usando un apparecchio che è lo spettrometro di risonanza magnetico nucleare, che era appena stato installato negli istituti chimici di Pian de Mantellini, dove si erano trasferiti tutti gli istituti chimici dal Palazzo del Rettorato. E questo apparecchio era situato nello stesso piano dove il professor Bovalini, pure in pensione, aveva uno studio. E quindi ha conosciuto lì e ne ha un piacevole ricordo, penso ora tra poco ne parlerà lui stesso. Il professor Rossi dal 2023 è professore emerito di chimica fisica nell'Università di Siena presso il Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia. Professore ordinario di chimica fisica dal 1994, è stato direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche e dei Biosistemi dal 2002 al 2008 e membro del Senato Accademico dell'Università di Siena dal 2006 al 2022. Ha svolto attività di ricerca sullo sviluppo delle applicazioni della risonanza magnetico-nucleare per lo studio della struttura di biomacromolecole in soluzione, cioè di proteine, acidi nucleici e polisaccaridi. E poi da molti anni ora si occupa invece dello studio dei metaboliti secondari presenti nei prodotti vegetali. È accademico fisiocritico dal 1992. Bene. Grazie allora. Infinite a tutti voi per la vostra presenza, grazie al collega che ha trovato questo fondamentale manoscritto, importantissimo, scritto da Enrico Bovalini e Enrico Fermi. Grazie all'Accademia e a tutti i presenti e gli accademici per aver voluto organizzare questo incontro. Incontro estremamente importante e cercherò di comunicare e condividere con voi quello che per me è stato veramente un'occasione di scoprire molte tracce di un passato che in realtà non è passato, perché nelle dispense si trovano delle tracce fondamentali per capire quello che sta succedendo oggi. Sicuramente il contenuto ha un contenuto storico rilevante, ma anche un messaggio epistemologico, perché ci permette di capire quella fase di cambio paradigmatico fondamentale tra un approccio classico nelle scienze, chimica, fisica in particolare, e un approccio basato su una visione quantistica degli eventi. Va inoltre ricordato che quello era il periodo fondamentale per la scoperta della struttura della materia. Non era stato ancora definito un modello sufficientemente elaborato di atomo e negli anni tra il 910 e il 920 si era costruito un modello che prevedeva già l'identificazione delle caratteristiche di alcune componenti atomici, come l'elettrone e l'idrogenione, ma non era stato scoperto ancora il neutrone. Il neutrone sarà scoperto più tardi, all'inizio degli anni 30, e però già in questo manoscritto se ne ritrova le tracce, e volendo in modo prospettico si sarebbero potuti probabilmente anticipare i tempi.
Però per prima cosa vorrei ricordare il professor Bovalini. Io l'ho conosciuto e vi vorrei raccontare brevemente due episodi. Il primo è, quando ho frequentato il corso di chimica generale, era il 1971, quindi nel novembre, ottobre-novembre, allora le lezioni iniziavano a novembre, il professor Bovalini era andato in pensione proprio in quell'anno. E mi ricordo che la prima lezione, tutti noi studenti eravamo al corso di chimica generale molto ansiosi di vedere i docenti. E entrò nell'aula il professor Bovalini accompagnato da altri due colleghi. E immediatamente pensai che il professor Bovalini fosse il docente del corso, perché aveva la figura, la sicurezza, le qualità che io immaginavo dovessero spettare a un docente che insegnava a noi studenti. Poi, dopo aver parlato con le altre due persone che lo accompagnavano, si allontanò e capì che in realtà il professor Bovalini non avrebbe insegnato o tenuto il corso quell'anno, ma sarebbe stato un altro collega che poi peraltro anch'esso era molto molto bravo. Però mi rimase un po' il dispiacere di aver immaginato delle cose che avremmo potuto tutti noi studenti che frequentavano quel corso ricevere dalla sua persona. L'altro episodio è già stato in parte ricordato. Il professor Bovalini, pur in pensione, aveva uno studio al piano 1S degli istituti chimici in Pian dei Mantellini. Allo stesso piano era stato installato uno spettrometro NMR di risonanza magnetica, uno dei primi in trasformata di Fourier presenti in Italia. Era uno spettrometro che utilizzava per generare il campo magnetico un elettromagnete, quindi era pesantissimo, diverse tonnellate. Quello era un edificio molto vecchio, perciò avevano messo delle longherine nel muro per sostenere il peso di questo magnete. E a quel che si dice, ma non so se questo corrisponde a verità, avevano trovato anche dei resti umani nei muri di quel convento, quello era un convento. E quindi si erano sparse quelle notizie un po' misteriose sull'esistenza di fantasmi all'interno di quella struttura, di quell'edificio. La stanza dove era la risonanza magnetica è una stanza estremamente rumorosa, perché c'erano delle pompe di raffreddamento del magnete, quindi rumori tantissimi, e spesso si lavorava la notte, direi, non dico 24 ore su 24, ma fino a tarda notte. E molto spesso il professor Bovalini veniva a tranquillizzarci, a stare con noi, a farci compagnia, e questo ci rendeva molto molto tranquilli. Ma alcune volte non c'era e veniva più tardi, e finché si sentiva la sua presenza, il suo arrivo, era tutto tranquillo. Ma alcune volte era una presenza che non si era avvertita, e vedere un'ombra, una persona che appariva, dava un pochino di preoccupazione, ci lasciava molto preoccupati ma molto più tranquilli con la sua presenza per poter continuare a fare misure. Quindi questa è una parte del ricordo che ho di lui. Io mi sono laureato nel 77, l'anno della sua scomparsa. E ora invece vorrei analizzare con voi il documento. Io ho trovato questo documento, appunto, come dicevo prima, di grande importanza, di grande rilevanza, per una serie di messaggi e di contenuti che ora vorrei condividere con voi. Il primo, ovviamente, è legato alla definizione della disciplina, la chimica fisica. Io vi leggo, qui in alto è riportato il numero della pagina di riferimento. Ecco, in questa prima parte, in questa prima definizione, noi abbiamo il manifesto di una nuova disciplina che è appunto la chimica fisica. Quando dalla descrizione delle sostanze naturali e dallo studio delle trasformazioni chimiche cui tali sostanze possono, in condizioni opportune, dar luogo,
si passò per la prima volta a indagare quali siano le leggi che determinano il campo di esistenza di quelle sostanze o le leggi che regolano i loro modi di trasformazione e di reazione o le leggi secondo le quali tali reazioni danno luogo a fenomeni energetici, si aprirono allora i primi capitoli di quella che più tardi si chiamò chimica fisica. Poi continua, onde è evidente che il nome prescelto di chimica fisica apparirebbe non ben adatto a significare il contenuto di questa scienza, che è in conclusione la scienza delle leggi generali che presiedono ai fatti chimici. Ed è ancora più evidente è che da un punto di vista storico, logico e intimamente scientifico, niente sarebbe più sbagliato che considerare le dottrine chimico-fisiche come un campo speciale, separato e tutt'al più confinante con la chimica descrittiva e con le altre branche della chimica. Al contrario, tali dottrine, cosiddette chimico-fisiche, sono di tutta la chimica il substrato, e più ancora l'intima e più riposta struttura su cui si addossano gli innumerevoli fatti speciali conosciuti e che man mano si vanno conoscendo. Questo è il vero manifesto di una disciplina che sta nascendo. Questo è il l'humus all'interno del quale si costruisce questo percorso disciplinare. In una seconda parte del manoscritto, a pagina 6, abbiamo la definizione del modo di lavoro che sarà descritto all'interno di questo volume. Ovvero, loro identificano due percorsi conoscitivi. Uno che è basato sulla teoria cinetico-molecolare. Quindi saranno analizzati i fenomeni chimici e i fenomeni fisici sulla base della teoria cinetico-molecolare. E oltre a questo saranno utilizzati altri strumenti, in particolare gli strumenti termodinamici, ma fanno una distinzione importante. Tra questi due modi di ragionamento è ora di fare una grande distinzione preliminare. La teoria cinetico-molecolare, la quale, come è noto, si basa sull'ipotesi della costituzione corpuscolare della materia e si serve per il suo ragionamento dell'applicazione dei principi della meccanica del moto di questi corpuscoli, parte, come si vede, da un'ipotesi. Non era ancora consolidato questo tipo di evento e la sua validità è connessa con la validità di questa ipotesi. Le ultime conquiste della scienza hanno fatto di questa ipotesi quasi una certezza. Quindi ora la teoria cinetica riposa su solide basi. Quindi questo primo strumento interpretativo è sicuramente importante, ma ancora con degli elementi dubitativi. La seconda parte invece è i principi della termodinamica sono invece completamente scevri da quest'ombra. Pagina 7. Da quest'ombra, ora non vi preoccupate, non si leggeranno tutte le 320 pagine, sono alcuni passaggi che ritengo particolarmente rilevanti. E appunto i principi della termodinamica sono invece completamente scevri da quest'ombra di dubbi, perché rappresentano essi stessi fatti acquisiti per via puramente sperimentale. Non c'è una teoria che può essere confutata. La termodinamica è una scienza sperimentale, rimangono e rimarranno validi qualunque fossero le variazioni che eventualmente dovessero apportarsi ai modelli che noi ci siamo fatti sulla costituzione della materia. Quindi abbiamo queste due linee di sviluppo del documento che saranno utilizzate nel corso del documento stesso per analizzare la struttura dell'atomo, la struttura delle molecole, i processi chimici. C'è poi un altro passaggio che descrive il contenuto di questo testo. Poiché è però necessario, nella seconda parte di questa figura, che nel corso di quest'anno sia svolto nel suo insieme il quadro ora tratteggiato, si seguirà il criterio di dare in un anno lo svolgimento più vasto della parte cinetica molecolare e nell'anno seguente uno svolgimento più vasto
alla parte termodinamica, limitandoci per la parte trattata più sommariamente alla linea essenziata del capitolo. Cioè, in altre parole, loro ci avvertono che questo testo è dedicato essenzialmente alla trattazione cinetico-molecolare della materia. Evidentemente nell'anno successivo si ripromettevano di scrivere un altro testo per una trattazione esaustiva della parte termodinamica, cosa che evidentemente forse non hanno fatto o forse è andato perduto. Non si sa questa parte qua. Costituzione della materia, teoria cinetica molecolare. È interessante questo fatto che la teoria cinetica molecolare nasce come ipotesi teorica già da metà del Settecento con Bernoulli, e ci sono molti scienziati tedeschi, Clausius, Maxwell, Boltzmann, eccetera, van der Waals, e una annotazione che è presente in questo testo ci dice che uno scienziato, un fisico scozzese, Waterstone, aveva contribuito a sviluppare questa teoria. Qui ci sono alcune informazioni su questo scienziato, Waterstone, che aveva sviluppato delle teorie sul processo di sul teorema di equipartizione delle energie, che è un teorema che tuttora viene insegnato. Però il lavoro stesso che lui aveva presentato alla Royal Academy of Science non è stato accettato. E quindi praticamente molte delle sue teorie sono state, che era un'anticipazione nei tempi, sono state non divulgate. Solo fu possibile per lui pubblicare, solo nei proceedings della Royal Chemical Society, un brevissimo riassunto che rende memoria di questo lavoro e di questa grande anticipazione e visione che lui aveva fatto proprio a livello della teoria, a livello di enunciazione appunto del teorema dell'equipartizione dell'energia. Bene, la parte fondamentale che sulla teoria cinetica della materia è sviluppata in questo testo, soprattutto analizzando i processi a livello molecolare, è la definizione di quelli che sono i moti che caratterizzano le molecole. Quando ipotizziamo l'esistenza di molecole, possiamo anche ipotizzare come si comportano queste molecole. Le molecole, e lo insegniamo tutt'oggi, hanno dei moti di traslazione, si muovono nello spazio, come accade a noi, ma le molecole hanno anche dei moti rotatori. E qui è scritto: le molecole hanno anche dei moti interatomici, quello che noi chiamiamo moti vibrazionali. Quindi queste tre componenti di moto a cui ora noi associamo delle energie rotazionali, traslazionali e vibrazionali, costituiscono il quadro fondamentale su cui poi si svilupperà la meccanica quantistica. La meccanica quantistica ci dirà che le energie che assumono questi moti non sono più distribuite in un continuo, ma sono quantizzate. Però già allora c'era la definizione, una volta identificate la costituzione della materia, identificata la molecola, di quali moti erano associabili a queste specie, a queste caratteristiche, a queste molecole. Le prove dell'esistenza delle molecole è un passaggio interessante e che si è sviluppato anche questo all'inizio del Novecento, ma già nella metà dell'Ottocento un botanico inglese, Brown, analizzando e studiando il moto caotico dei pollini in sistemi acquosi, definì questo moto casuale, moto browniano. E successivamente, all'inizio del Novecento, sia Einstein che Perrin analizzarono questo moto browniano, definendone il comportamento e studiando le leggi di questo moto e definendo anche l'origine, ovvero un processo
che naturalmente era stato osservato nel polline, ma che caratterizza tutte le soluzioni che noi analizziamo, e che è dovuto a un processo di agitazione termica dei sistemi in fase liquida. E sulla base di questi studi Perrin acquisì il premio Nobel nel 1926. Avviciniamoci a alcuni passaggi importanti che sono contenuti in questo testo, ovvero la scoperta degli elettroni. Gli elettroni sono scoperti utilizzando dei tubi a sottovuoto, tenuti sottovuoto. Thomson e Crookes svilupparono questa tecnologia, applicarono delle differenze di potenziale tra un catodo e un anodo, si vide delle scariche che, se modificando questi tubi in modo opportuno, questi flussi di materia potevano colpire una fase terminale il punto Z, che era il punto in cui queste radiazioni andavano a impattare un rivelatore, e se avevamo un materiale fluorescente questi raggi potevano essere osservati. Da che cosa erano composti questi raggi? Questi raggi che emessi dal catodo furono appunto chiamati raggi catodici. Questo materiale in realtà si vide che era un materiale carico, quindi era un materiale che aveva una carica negativa, ed era portato da non una radiazione elettromagnetica, ma dai corpuscoli materiali. E quindi a questi materiali fu dato, a questi raggi fu dato il nome di elettroni. Lo studio degli elettroni fu un momento particolare nella fisica, perché si cominciarono a studiare alcune proprietà di questi raggi, di questi elettroni. In particolare quello che fu studiato, e qui vado un pochino più veloce, fu studiato il rapporto fra la carica e la massa dell'elettrone. Già alla fine dell'Ottocento era possibile definire questo parametro, rapporto tra carica e massa dell'elettrone. Negli stessi anni fu definito anche il rapporto tra carica e massa dell'idrogenione. Quindi avevamo due componenti della struttura atomica, uno l'elettrone carico negativo e uno l'idrogenione carico positivo, che era stato studiato in soluzioni acquose, ma che rappresentavano due costituenti fondamentali dell'atomo e che avevano alcune caratteristiche, il possesso di cariche confrontabili, per cui fu possibile comparare a cariche confrontabili il rapporto tra la massa dell'elettrone e la massa dell'idrogenone. Fu calcolato che questo rapporto fosse appunto 1830, ovvero l'idrogenone aveva una massa 1830 volte superiore a quello dell'elettrone. Il dato attuale è 1836, quindi avevano stabilito una correlazione estremamente importante, estremamente precisa. Successivamente furono trovate le unità di carica individuale per l'elettrone e per l'idrogenione, e questo ha consentito di poter calcolare la massa molecolare dell'atomo di idrogeno e della molecola di idrogeno. A pagina 60 sono riportati questi dati. La massa dell'idrogeno è 3.3 per 10 alla meno 24 grammi, la massa dell'atomo di idrogeno 1,69 per 10 alla meno 24 grammi. Attualmente queste masse sono 1,67 invece di 1,69 e 3,34 per 10 alla meno 24. Anche in questo caso avevano trovato dei valori estremamente precisi nel determinare le masse dei costituenti fondamentali della materia.
Da queste premesse, ovviamente la massa dell'elettrone fu molto semplice trovarlo, perché una volta trovato la massa dell'idrogenione, la massa dell'elettrone era 1830 volte più piccola e quindi fu determinato in modo molto più semplice. Saltiamo un attimo la parte dedicata alla struttura delle molecole e concentriamoci invece sulla parte che io ritengo estremamente importante per il contenuto di questo testo, ovvero la struttura degli atomi. Io leggerei questa parte perché ha un suo contenuto rilevante. Fino dai primi anni del presente secolo il concetto di atomo daltoniano era rimasto intatto. L'atomo era considerato indivisibile. Forse era rimasto meno intatto un altro concetto, quello che l'atomo, pur essendo indivisibile, cioè indecomponibile, fosse anche da considerarsi non composto da ulteriori particelle. I due concetti, infatti, pur quanto così strettamente legati nel pensiero di Dalton e degli scienziati del secolo scorso, da costituire un concetto solo, non sono logicamente identici. Si può concepire un atomo indivisibile e tuttavia costituito da particelle. Quindi c'era una visione di un atomo che non fosse qualcosa di indivisibile, ma un qualcosa di composto da particelle tenute insieme da forze estremamente importanti che non potevano in quel momento essere definite e analizzate. Rimane la parola atomo, e se essa rimane non è solo per una specie di inerzia, è che in realtà esiste per la massima parte degli elementi una particella, la quale in tutte le trasformazioni chimiche e in molti fenomeni fisici si comporta come se fosse omogenea e indivisibile. Quindi il concetto di atomo rimane, ma ovviamente stiamo iniziando a metterlo in discussione. Soffermiamoci prima sui costituenti degli atomi, poiché gli elettroni sono carichi negativamente e gli atomi sono neutri. Occorre quindi ammettere che negli atomi, accanto agli elettroni, esistono delle cariche positive. Particelle positive si sono osservate nei tubi di Crookes e furono scoperti in questi nel 1898. Più tardi si contarono particelle positive anche nelle trasformazioni radioattive, ovvero nelle particelle alfa. Nei tubi di Crookes si sono contati atomi di mercurio portanti fino a 8 cariche. Generalmente però ogni singola particella porta una sola carica elementare. In conclusione, le particelle positive sono una cosa paragonabile ai comuni ioni delle soluzioni, cioè sono atomi carichi di elettricità positiva. Bene, io vi pregherei di porre particolare attenzione a questa seconda parte del discorso che qua è riportato. Si constatò così che tutte le particelle alfa portano due cariche elementari. Misurato poi a parte il rapporto carica-massa, si constatò che la massa era 4 volte quella dell'idrogeno. E se sono dunque atomi di elio con due cariche positive? Ciò che si confermò anche per altra via. Queste sono le cose principali che noi sappiamo sulle particelle positive. Qual è il significato importante di questa frase? Il significato importante è che le particelle alfa sono composte da hanno una massa 4 volte quella dell'idrogeno, ma hanno due sole cariche positive. Quindi cosa compone queste 4 unità di massa? Evidentemente devono esserci altre particelle di carica neutra. Questo era l'antefatto, a mio avviso, della presenza di neutroni all'interno delle particelle alfa. E questo è avvenuto 10-12 anni prima della scoperta dei neutroni stesso. Poi si introduce un altro passaggio fondamentale presente nel testo,
ovvero la radioattività. La radioattività utilizzata come strumento di analisi e di approfondimento. La radioattività che genera particelle alfa, che sono elioni, raggi beta, che sono elettroni fortemente accelerati, radiazioni gamma, che sono radiazioni elettromagnetiche. Una curiosità particolare è quella del nito o niton. L'emanazione radio, detta poi niton, è un gas radioattivo. A questo elemento verrà dato il nome successivamente di radon, numero atomico 86, peso atomico 222, che si trova sempre con il radio. Esso si forma dal radio. Si può estrarre, per esempio, dalle soluzioni di radio una quantità massima. Quindi dalla decomposizione del radio si ottiene un gas. Interessante il fatto che venisse chiamato con un altro nome. Questo nome nito è poi riportato anche nelle tabelle e nella definizione delle tavole periodiche contenute in questo testo. C'è una piccola curiosità legata anche alla un altro premio Nobel, Madame Curie, la professoressa Curie, che viene citata perché ha definito un campione di radio che viene conservato appunto all'Istituto dei Pesi e Misure di Parigi, e la parte interessante è che l'ha definita come signora Curie all'interno del testo, e può essere una cosa particolare. Qui abbiamo una tabella che attraverso il processo di radioattività collega le materiali radioattivi sono in grado di emettere vari tipi di particelle, abbiamo detto particelle alfa, beta e gamma, e di trasformare l'elemento da un elemento all'altro. E qui ci sono le catene di questi processi di trasformazione. Anche questo passaggio è un altro passaggio fondamentale, forse addirittura ancora più importante. Col procedere degli studi radioattivi venne ora in luce un fatto singolarissimo, e cioè che molti elementi, diversissimi nelle loro proprietà radioattive e anche, come vedremo, nel loro peso atomico, sono poi chimicamente identici tra loro e identici poi a qualche elemento non radioattivo già conosciuto. Così vi sono 7 elementi radioattivi appartenenti all'una o all'altra delle 3 serie di cui abbiamo parlato, che sono chimicamente identici al piombo. Vi sono 3 elementi radioattivi che sono chimicamente identici al radio. Ad essere più esatti, si potrebbe dire che vi sono 8 elementi chimicamente identici, di cui uno è il piombo, e che vi sono 4 elementi chimicamente identici, di cui uno è il radio. Il chimico, con i suoi mezzi analitici, persino con i mezzi spettroscopici, si direbbe che egli si trova davanti a un miscuglio di elementi, ma il chimico davanti a un elemento unico. I metodi radioattivi invece sono in grado di distinguere questa differenza. Quindi abbiamo la consapevolezza che, da un punto di vista di comportamento chimico, vi sono vari tipi di elementi che si comportano chimicamente diversi, ma dal punto di vista radioattivo sono diversi. Soddy, anche lui premio Nobel, negli anni inizio Novecento, comprese il complesso di questi fenomeni sotto il nome di isotopia. È la prima volta che si introduce il concetto di isotopi. Sono isotopi gli elementi che occupano lo stesso posto del sistema, cioè che sono chimicamente identici ma hanno pesi atomici diversi. Gli isotopi complessivi di un posto del sistema costituiscono, come taluni dicono, una pleiade.
Quindi la parola è un po' desueta a questo punto, riferita a questo insieme di isotopi, ma era estremamente interessante. Qui vediamo colonna verticale al punto zero il simbolo del niton che è al numero 86 e che rappresenta appunto il gas nobile che ora si chiama radon. Finisco con queste considerazioni. Gli elementi al di là del taglio del sistema di Mendeleev occupano ciascuno un posto del sistema ed hanno ciascuno un peso atomico ben definito. L'isotopia è conosciuta dall'uranio al taglio. Cioè, in altre parole, la radioattività aveva permesso di identificare gli isotopi, ma gli isotopi non erano conosciuti per gli elementi leggeri. Tuttavia, l'isotopia, che è conosciuta dall'uranio al taglio, non potrebbe essere presente anche per gli elementi a peso atomico più basso? Quindi è una domanda importante. Poi la risposta è sì, certamente. Anche per l'idrogeno vi sono isotopi. Idrogeno, deuterio, trizio. Questi elementi non appaiono radioattivi, né attraversano trasformazioni radioattive. Ci manca perciò un mezzo analitico per capire se esistono isotopi per questo tipo di elementi. Il campo di questi studi si sta allargando, il problema troverà sicuramente una soluzione più larga, forse in un vicino avvenire. Frattanto, il concetto di elemento è già da tutto questo profondamente mutato. Più mutato esce ancora da quanto diremo a proposito delle trasformazioni radioattive, non spontanee ma operate artificialmente. Finisco con questo. Che i pesi atomici non siano tutti espressi da numeri interi potrebbe ormai spiegarsi per diverse vie, ma una di queste vie è già la dottrina dell'isotopia. Si osservi che il cloro ordinario ha un peso atomico 39,5. Risulterebbe, secondo le conoscenze attuali, fatto da un miscuglio in proporzione appropriata di due isotopi a peso atomico pure intero, 35 e 37. Il neon da due isotopi a peso atomico intero. Qui c'è un errore, 22 e 22, in realtà era 22 e 21, perché questo era esatto, sono realmente gli isotopi di questo elemento. E ora vi vorrei invece, non dico sorprendere perché in parte è già conosciuto, sono riuscito a trovare questo volume. Questo volume le lezioni del professor Porlezza di chimica generale, dedotto dalle lezioni del professor Nasini con aggiunte del dottor Bovalini. Il dottor Bovalini era già laureato, quindi nel 1927, anno in cui questo documento è stato redatto. Il documento ha caratteristiche molto simili al, come vedete, qui ho riportato la pagina e dove è stato ritrovato. Una volta che si era deciso, e su invito della professoressa Bovalini, di organizzare questa giornata, questo pomeriggio, ho chiesto alla direttrice della Biblioteca di Siena se poteva fare una ricerca a livello delle università italiane e per trovare documenti che potessero completare questo manoscritto che avevamo e che abbiamo presentato, analizzato oggi. Non è riuscita a trovare altro, ma nella nostra biblioteca degli istituti scientifici abbiamo trovato questo volume che riporta il timbro dell'Istituto di Chimica Generale della Regia Università, il timbro del Dipartimento di Chimica e ora è conservato all'interno della Biblioteca Generale degli istituti scientifici di San Miniato. È un documento che consta di 312 pagine. Qui vediamo alcune di queste pagine, nozioni di spettroscopia, numeri atomici e isotopia. L'isotopia è un elemento importante che ho in qualche modo cercato di discutere oggi.
e presenta anche una tabella molto bella, una tavola del sistema periodico degli elementi, in cui si è completato un po' il quadro rispetto a una tabella simile che è contenuta nel precedente volume. Quindi io ho chiesto anche il permesso di poter fotocopiare, e sicuramente mi farebbe piacere consegnare una fotocopia sia all'Accademia sia all'amica Lucia, in modo tale che possa conservare memoria di questo atto. Grazie infinite. Grazie delle informazioni veramente interessanti. Ci sono domande? Chiarimenti? Niente. Allora a questo punto darei la parola al professor Mariotti. Il professor Mariotti, tanto da fisico, appunto, inquadrerà il periodo scientifico in cui è stata scritta la dispensa, spiegherà anche la modernità del contenuto e si soffermerà sulle figure di Enrico Fermi e di Umberto Sborgi. Il professor Mariotti si è laureato in fisica all'Università di Pisa, più di 60 anni dopo le lauree di Bovalini e di Fermi. E dal 1992 è all'Università di Siena, nell'allora Dipartimento di Fisica, e attualmente è docente di Fisica Sperimentale presso il Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente e si occupa di spettroscopia laser applicata alla fisica fondamentale e interdisciplinare. Dal 2017 è delegato del Rettore per la formazione di insegnanti. È accademico fisiocritico dal 2011. Bene, a lei. Grazie Lucia. Io ringrazio prima di tutto gli organizzatori per l'invito a questo interessantissimo convegno e ringrazio naturalmente i presenti, sia quelli che sono qui nell'aula, sia le persone che sono collegate. Io mi scuso con la collega Bovalini, io non ho avuto il privilegio di incontrare personalmente il professor Bovalini, non posso dare un contributo aggiuntivo rispetto alle tante belle cose che sono state dette da chi mi ha preceduto, però credo che nelle cose che dirò la presenza del professor Bovalini sarà comunque marcata e sarà abbastanza evidente. Comincio con una piccola notizia di cronaca che è fuori sacco, cioè mi è stata stimolata dalla prima presentazione. C'è una vendetta della storia qualche volta. L'unico 24 nel curriculum di Fermi è stato assegnato dal professor Giovanni Dacchiardi. Il professor Giovanni Dacchiardi era un mineralogista dell'Università di Pisa, figlio di un altro importantissimo mineralogista che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della geologia. Giovanni Dacchiardi, purtroppo, benché fosse un notevole scienziato a sua volta, si iscrisse convintamente al Partito Nazionale Fascista e fu molto attivo. E allora, per questo motivo, di recente, nella sua attività anche a seguito dell'emanazione delle leggi razziali del 1938, siccome a Pisa c'era una via intitolata a lui, molti consiglieri comunali delle ultime 2-3 legislature avevano chiesto che questa via non gli fosse più intitolata, e nelle ultime settimane effettivamente l'intitolazione è andata ai martiri del periodo della repressione fascista. Quindi diciamo una piccola vendetta in nome anche di Fermi. Credo che il fatto che in un curriculum così brillante risulti un voto al limite, perché come diceva giustamente il primo relatore, dalla scuola normale superiore si è cacciati, se uno
prende un voto inferiore a 24, ecco, insomma, credo che sia più un marchio di infamia per chi gliel'ha dato che per chi lo ha ricevuto, vista la carriera e visto il curriculum. Allora, io farò una serie di commenti abbastanza generali e rimarrò molto così leggero, penso, nelle cose che vi dirò, partendo da un piccolo inquadramento storico. La farò sicuramente molto breve, cercando di prendere, se vogliamo personalizzare il nostro rapporto con la storia. Io non credo che la storia abbia la pretesa di insegnarci qualcosa, però ci dice qualcosa, ci sussurra qualcosa, e forse noi non siamo abbastanza attenti a volte a raccogliere queste voci, questi suggerimenti, e regolarmente, per un motivo o per l'altro, scegliamo sempre in modo ripetuto la strada sbagliata. Allora, qual era il contesto scientifico in cui si svolgono le attività di Enrico Bovalini e di Enrico Fermi? Allora, in questa tabella si vede quello che ha affermato il nostro primo relatore, Enrico, a sua volta, il terzo Enrico di questa narrazione, ovvero sia il fatto che negli anni dal 1914 al 1921 i premi Nobel che sono stati assegnati nei campi fisica, chimica e medicina, tranne uno, riguardano solo ed esclusivamente scienziati europei, no? In particolare molti di loro sono tedeschi, però in generale si tratta di scienziati europei. E questo ci dice, ci ricorda che l'Europa era il centro scientifico mondiale. E quello che voglio sottolineare è che probabilmente il sorpasso che poi è avvenuto da parte degli Stati Uniti d'America successivamente era nelle cose, era inevitabile, era scritto. L'Europa forse non avrebbe potuto tenere il ritmo degli Stati Uniti negli anni successivi, però una grandissima responsabilità naturalmente sta ancora una volta nella politica di allora e nel nazifascismo. Il nazifascismo è responsabile della distruzione parziale della cultura scientifica europea negli anni, soprattutto a cavallo o alla fine degli anni 30 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamo naturalmente che Enrico Fermi è stato costretto a emigrare dall'Italia negli Stati Uniti. Lui ricevette, come ha ricordato il nostro relatore, il premio Nobel nel 1938, e lui approfittò del viaggio a Stoccolma per poi trasferirsi in nave negli Stati Uniti, e poco dopo, diciamo, Fritz e Strassmann pubblicarono il loro fondamentale articolo sulla scissione del nucleo. È stato in pratica quello del inizio 1939 l'ultimo articolo di una certa rilevanza degli scienziati tedeschi prima del crollo. Quindi, questa era la situazione in quel periodo. Queste cose sono raccontate in modo molto piacevole e per tutti, diciamo così, senza che ci sia bisogno di una cultura scientifica particolarmente profonda, in questi due libri, che sono anche appassionati da parte di chi li ha scritti, oltre che appassionanti. Il primo capitolo degli Apprendisti Stregoni di Robert Jung racconta l'atmosfera che si viveva a Göttingen, in Germania, dove la scuola di Max Born ha prodotto dei risultati eccezionali. E da quell'altra, Georgi Gamow, o George Gamow all'americana, in realtà lui è russo, ha scritto questo racconto molto aneddotico dei 30 anni che sconvolse la fisica. Io
Vi raccomando per maggiori approfondimenti questi testi, ripeto, che sono molto piacevoli. Qui si torna un po' indietro rispetto a quello che ho proiettato nella prima trasparenza. Questi sono i primi premi Nobel, sono in ordine cronologico inverso, scusatemi ma non ho avuto il tempo di elaborare il file, dal 1901 al 1915, e li ho raccolti e ho sottolineato in rosso alcune delle motivazioni che hanno portato al premio Nobel, per dire che tutti quei contenuti, no, di ricerche fondamentali di quel periodo sono, come abbiamo anche visto grazie alla bellissima lezione di Claudio Rossi, sono contenuti anche nelle dispense redatte da Bovalini e Fermi. Okay? Quindi faccio notare che ci si riferisce a delle dispense che riguardano l'anno accademico 1919-1920 e che hanno un contenuto scientifico che è stato in qualche modo scoperto, maturato, elaborato pochissimi anni prima. E questo, voglio sottolineare, è una delle caratteristiche fondamentali della didattica di una scienza che sia una scienza sana, che riesce a trasferire e a informare e a partecipare di conoscenze che sono sempre conoscenze nuove, conoscenze fresche. E questo accadeva già in un periodo in cui forse noi ci immaginiamo che tutto fosse un pochino più ingessato e meno rapido. Invece mi fa piacere notare che questi contenuti rappresentano, e li ho, ringrazio Enrico, li ho trasferiti dalle sue slide, mi sono permesso, a questa, per sottolineare quelli che sono gli argomenti contenuti, come ha illustrato Claudio, nelle dispense e che sono riconducibili agli argomenti dei premi Nobel che sono stati assegnati in quegli anni. Quindi è un esempio molto positivo di aggiornamento dei programmi. Non ho intenzione di, naturalmente, raccontarvi la vita di Fermi, mi limito ad alcune notazioni. Allora, Fermi era un genio, e questa è un'affermazione banale. E io sono convinto che le persone che hanno qualità, alla fine, apparentemente non hanno bisogno di nessuno, ma in realtà la loro carriera, la loro vita dipende fortemente dalle persone che si incontrano, no? Dalle relazioni che si costruiscono. E uno può essere, diciamo, più fortunato o meno fortunato, diciamo così, e Fermi ha trovato almeno due persone che voglio citare qui e che sono state, secondo me, importanti nell'appoggiare la sua curiosità scientifica, il suo desiderio di fare scienza. Il primo è un amico di famiglia, che è questo ingegner Amidei. Tutto viene raccontato molto bene all'interno del volume della biografia di Emilio Segre, che racconta la vita scientifica di Enrico Fermi, però parte anche con questo racconto aneddotico. Qui c'è un estratto di una lettera che l'ingegnere scrisse a Segre, che gli aveva chiesto informazioni sul suo rapporto con Fermi. E vedete, lui dice che incontra questo ragazzino che era figlio del suo amico, di un suo amico che aveva 13 anni, 13 anni e mezzo, 14, no? E questo gli chiede: è vero che esiste una branca della geometria in cui le caratteristiche geometriche importanti vengono evidenziate senza utilizzare i concetti di misura? Ora, se un ragazzino di 13 anni si avvicina a voi e vi fa una domanda del genere, a me personalmente forse la prima tentazione è di dargli uno scapaccione e di dirgli vai a giocare a pallone. L'ingegnere Amidei non fa questo, gli consegna tutta una serie progressiva di volumi di matematica
che Fermi si mette a studiare da autodidatta e alla fine l'ingegnere Medei dice: ma hai risolto anche questi esercizi qui? Io non c'ero riuscito. Insomma, però l'ingegnere Amidei da una parte, come dire, incentiva, no, la curiosità di Fermi, e poi fa un passaggio che è importante, secondo me, nella storia del nostro genio fisico, ovvero sia convince la famiglia, che era un po' recalcitrante all'idea che lui si trasferisse a Pisa da Roma, a permettergli di fare l'esame d'ingresso alla normale. E quindi le persone che vivono intorno a noi sono sempre molto importanti. Ora, mi permetto queste banalità, però. Questa è la prova di Fermi d'ingresso alla Scuola Normale Superiore, come vedete, del 16 novembre 1918, quando lui aveva 17 anni. Lui, da autodidatta, praticamente sapeva già tutta la matematica e tutta la fisica, senza bisogno di grandi suggerimenti e consigli dall'esterno. E tant'è vero che rispetto a un argomento, a un tema che gli viene assegnato, che non è per niente banale, caratteri distintivi dei suoni, che in quel tempo, intendiamoci, andava un po' più per la maggiore, oggi l'acustica non è così studiata e considerata, allora era un settore piuttosto importante della fisica, scrive praticamente da candidato una specie di libro. Qui ci sono le prime due pagine, ma è un testo molto più lungo, molto elaborato, come vedete, che contiene una matematica avanzata, molto avanzata, e sorprende naturalmente tutta la commissione, che non può che fare grandissimi elogi e prendere atto di questa genialità e di questo entusiasmo che il candidato dimostra. Mi permetto di fare una piccola perizia calligrafica, ma Enrico ci ha raccontato che Fermi diceva: io detto e qualcun altro scrive. Qui credo ci sia la prova. In alto vedete la sua scrittura nella prova d'ingresso della normale, sotto c'è una pagina di quelle che ha mostrato anche Claudio, direi che è chiaro che non l'ha redatta lui. Non so se può essere stato il collega Bovadini a fare il redattore, forse c'è un terzo incomodo, c'è una terza persona che diciamo noi non conosciamo e che ha scritto materialmente di suo pugno queste straordinarie dispense. Io ho quasi la sensazione, devo essere forse un po' cattivo, ma sono tutte pure d'azioni, che i redattori, Bovadini e Fermi, ci abbiano messo del loro nello scrivere le dispense, magari abbiano aggiunto anche cose che forse il professor Umberto Sborgi a lezione non aveva detto, perché erano talmente avanti tutti e due rispetto anche al professore che probabilmente potevano, come dire, compendiare e completare la cosa. La seconda persona importante nella vita di Fermi, penso che l'abbiate sentita citare tutti, è un fisico di Palermo, Orso Mario Corbino, che in qualche modo è stato colui che ha creato il famoso gruppo dei ragazzi di Via Panisperna. Li ha ingaggiati sostanzialmente tutti lui. Era un fisico notevolissimo. Lui ha studiato molte cose, ma in particolare gli effetti magneto-ottici, quindi diciamo come il magnetismo incide sullo stato di polarizzazione della radiazione, in particolare la radiazione luminosa. Ancora oggi negli articoli più avanzati viene citato l'effetto Macaluso-Corbino, questo per dire qual è l'importanza del contributo che lui ha lasciato, ma soprattutto è stata una persona che era in grado di riconoscere il genio e lo promuoveva. Okay. E quindi ha aperto le porte dell'università a Enrico Fermi.
Qui ho riportato un intervento che lui fece durante una discussione al Senato della Repubblica. Lui era già diventato senatore, era ministro della pubblica istruzione nel 1922, notate che 1922 è l'anno di laurea di Fermi, e lui dice: ho resistito finché ho potuto, poi ho ceduto, sono diventato senatore, sono diventato ministro per far male alla pubblica istruzione, ma la scienza la rimpiango ancora, rimpiango soprattutto in mezzo ad amarezze della politica i giorni tranquilli passati fra le esperienze e le macchine, e rimpiango che dopo la morte di Augusto Righi la fisica italiana purtroppo non gli abbia saputo trovare un successore, e che, diciamo, sottinteso, io avrei potuto farlo, il successore di Righi. Però lui era convinto che Fermi sarebbe stato il successore di Righi, perché ne aveva una considerazione talmente elevata che non ci sono dubbi su questo. Fermi è famoso per tantissime cose. Il contributo che ha dato all'introduzione del concetto di interazione debole, gli studi sulla termodinamica, in particolare poi la statistica che prende il suo nome, oltre a quello di Dirac, sono i contributi teorici più importanti. Però, diciamo, c'è un metodo che credo che sia un'altra eredità importante che voglio ricordare a tutti voi, perché in qualche modo ci insegna come affrontare il mondo da un punto di vista anche previsionale, e che potremo, basandoci sulla logica, pensare di applicare tutti, nessuno escluso. Lui era talmente famoso per la sua capacità di risolvere problemi che alla fine narrano, forse in modo quasi leggendario, le cronache. Uno si avvicinò e gli chiese: ma professore, lei che ci sa dire sempre tutto, ci sa dire quanti sono gli accordatori di pianoforte a Chicago? Lui ci pensa un minuto e dice: secondo me 125. Vanno a vedere, effettivamente, vabbè, poi la fortuna aiuta gli audaci, più o meno il numero è quello, no? Non ha tirato a indovinare. Lui aveva una metodologia che era quella che gli aveva consentito, anche dal punto di vista teorico, di fare delle previsioni indipendentemente dal fatto che esistesse una teoria consolidata, no, che potesse spiegare certi fenomeni. Nel caso dell'interazione nucleare lui aveva ragionato così, e questo si chiama in pratica il calcolo alla Fermi. Io faccio, scusatevi se vi rubo anche questi minuti, questo piccolo esempio per chiarirsi, no? Uno dice: prendiamo un oggetto che cade da una certa quota H verso il pavimento sotto l'azione della gravità. Il problema per antonomasia di Galileo. E uno si può chiedere: ma quanto tempo ci vuole perché l'oggetto raggiunga il suolo? E non c'è bisogno di sapere la fisica, in realtà, perché l'importante è riuscire, come dire, a vedere il problema, ad analizzarlo in modo chiaro, a enucleare i punti salienti. E quindi uno dice: vabbè, ma chi sono gli attori, chi sono i protagonisti di questa vicenda? Beh, chiaramente il tempo di caduta dipenderà da quanto io pongo in alto l'oggetto rispetto al suolo. Poi è chiaro, l'oggetto cade per effetto della forza gravitazionale, della gravità, quindi ci deve entrare di mezzo l'accelerazione gravitazionale. E poi, in linea di principio, se io ho masse diverse, l'oggetto probabilmente avrà dei tempi di caduta diversi. Allora, questo cosa significa? Significa intanto che il tempo di caduta non può che dipendere da queste cose qui. Non ci possono essere variabili nascoste, non ci può essere l'influenza di Giove, del Capricorno, di fattori imponderabili, Non può che dipendere da questi parametri, se uno li ha saputi enucleare. E poi c'è il metodo di costruzione di questo tempo, cioè come si può costruire un intervallo di tempo giocando con
un'accelerazione con una lunghezza e eventualmente con una massa, e viene fuori una risposta che dà, senza che uno sappia la dinamica, senza che uno sappia la cinematica, usando soltanto quello che è l'analisi dimensionale, in sostanza, e questa analisi pregressa, no? Questa fotografia fatta bene del sistema, ci dà una risposta che è precisa nell'ordine di grandezza, che al limite sbaglia per un fattore radice di 2, che vuol dire un fattore 1,4. Allora, questo è un metodo che Fermi ci ha consegnato e ci ha lasciato in eredità. Per i curiosi, invece, sugli accordatori di pianoforte, le domande che uno si deve fare sono anche più complicate dell'esercizio appena svolto, perché uno si deve porre più domande, ci sono più parametri in gioco, no? Uno si deve chiedere quanti sono gli abitanti di Chicago, quante persone stanno in una famiglia, qual è la percentuale di queste famiglie che ha un pianoforte, e questo è il punto un po' più delicato, quanto spesso i pianoforti vengono accordati, quanto tempo serve un accordatore per accordare un piano, includendo il tempo di viaggio, infine quanto lavora ogni accordatore di pianoforti, e qui uno... Vabbè, in America soprattutto si lavora 365 giorni l'anno e quindi si sbaglia rispetto all'Italia. Però questo sta alla base della risposta 125, ok? L'altra cosa, curiosità, che ricordo è il paradosso che prende il suo nome. Anche questo è un aneddoto, però è stato verificato dagli storici. Nel dopoguerra, lui era già negli Stati Uniti dal 39, dal 38-39, ci andò il giorno di Natale del 38, e nel dopoguerra incominciarono tutte i primi avvistamenti UFO, no? E quindi tutti i giornali riportavano le storie degli alieni, dei marziani. Quindi a tavola all'università, insieme a diversi altri colleghi di chiara fama, si sviluppò la discussione su quante civiltà aliene potessero esserci nella nostra galassia, e incominciarono tutti a fare dei gran conti, e Fermi stava zitto fino a che venne fuori un numero di civiltà piuttosto importante, sensibile, e lui dal silenzio disse: ok, ma dove sono allora tutti quanti? Questa battuta, così, che bloccò la discussione, è diventata, ha preso il nome di paradosso dei Fermi, e da allora, da quella data, ci sono un sacco di persone che cercano di quantificare quale sia la possibilità di incontrare gli alieni, e eventualmente qual è il motivo per cui ancora non abbiamo avuto la fortuna o il dispiacere di vederli. Le cose importanti sono scritte in molti libri, però il libro per antonomasia che traccia la biografia di Enrico Fermi è quello del collega Emilio Segre, una biografia scientifica. Però è interessante anche il libro di sua moglie, Laura Fermi, Atomi in famiglia, che racconta altre cose, un po' più di vita quotidiana rispetto a quelle molto più precise che Segre racconta rispetto al contributo scientifico dato da Fermi. Laura Fermi, che ha scritto anche altri libri, uno in collaborazione anche con Ginestra Giovene. Ginestra Giovene poi sposò Amaldi, che era uno dei ragazzi di Via Panisperna. E, finisco per dire, noi non dobbiamo farci i santini nei confronti di nessuno, no? Allora io vi ho detto il contributo così positivo che Orso Mario Corbino ha dato alla vita scientifica del nostro paese, e l'aiuto che ha dato Enrico Fermi. Va detto che la carriera scientifica della Ginestra Giovene fu stroncata da Orso Mario Corbino, che disse che la ricerca scientifica
non tirate stracci per favore, non è fatta per le donne. Questo pregiudizio, ahimè, sappiamo che non è così ancora superato. Due parole sul terzo protagonista di questa storia, perché noi abbiamo due geni che sono il professor Bovadini e il professor Fermi, che scrivono degli appunti però di un docente universitario che evidentemente sembra aver, come abbiamo sottolineato, come ho cercato sottolineare a mia volta, sembra aver dato un contributo, no? Importante, quantomeno sia alla scienza che alla didattica delle discipline scientifiche. Umberto Sborgi, cosa si trova facilmente? Non ho trovato immagini di lui. Lui era un toscano, nasce a Cecina. Voglio sottolineare che, così come Enrico Fermi era figlio di una borghesia medio-piccola, lui era figlio di un cartolaio, erano tempi in cui c'era la possibilità di salire socialmente, bei tempi, mi sembra che ahimè da un po' di tempo a questa parte non c'è più questa possibilità. Ormai riconosciamo che l'università sta diventando sempre di più roba da ricchi, perché i costi non sono coperti e non sono aiutati dallo Stato o dagli enti pubblici. Si laurea in chimica con il massimo dei voti a Pisa, fa carriera universitaria a Pisa fino al 1928, occupandosi soprattutto delle sorgenti termali e dei soffioni boraciferi, tanto che dal 1923 riceve testimone da parte del suo mentore e diventa consulente ad Arderello, è professore ordinario a Parma, dove fa per un anno anche il rettore, e ahimè, ancora una volta, la storia ci dice una cosa un po' triste: un protagonista della nostra vicenda è costretto a emigrare per colpa delle leggi razziali, e lui invece è uno che alle leggi razziali ci crede, si scrive, dicono le cronache, convintamente anche lui, fin dal 1921 al Partito Nazionale Fascista, tanto che nel 1945, dopo la liberazione, viene sospeso, però la sua sospensione dura grazie all'intervento poi del ministro della pubblica istruzione nel 1946, soltanto un anno. Lui viene reintegrato fino alla pensione, che avviene nel 1953. Nell'anno in cui lui è rimasto, fra virgolette, a casa, sospeso, però fa una cosa interessante, fa un'operazione di successo editoriale, scrive una favola scientifica che si intitola I Chemi, che sono un popolo fittizio che rimane isolato e che si dà delle leggi molto avanzate e che vive, diciamo, soprattutto dedito alla ricerca scientifica. Allora, la scienza è al centro della nostra riflessione di stasera. Io penso la curiosità, l'interesse, l'impegno in questa direzione sia la cosa che dobbiamo tutti prendere più sul serio e cercare di lasciare tutto il resto alla storia o alla cronaca. Grazie per l'attenzione. Grazie, veramente interessanti. Ci sono domande? Nessuna domanda? Ecco, allora passerei a dare la parola da remoto al professor Renzo Cini, che è professore ordinario di chimica generale e inorganica all'Università di Siena, cioè è stato professore ordinario dal 2001 ed è in pensione dal 2013.
è appunto un collegamento video da remoto, e ricorderà il professor Bovalini, che ha conosciuto a Siena nel 1974, sempre negli istituti chimici di Pian de Mantellini, dove lui era arrivato poco dopo aver conseguito la laurea in chimica, circa appunto 50 anni dopo la laurea del professor Bovalini. Ecco il collegamento. Sì. Bene, buonasera professore. Grazie, mi sentite? Sì. Il tono è sufficientemente chiaro per andare avanti? Sì, sì, va bene. Allora, grazie professoressa Ciccoli per questa introduzione e grazie, lasciatemi dire, subito anche al dottor Francesco Taurisano che ha permesso questo collegamento e che mi ha insegnato a fare questi collegamenti. Ecco allora la mia presentazione. Carissima Lucia, professoressa Lucia Bovalini, magnifico rettore, chiarissimi fisiocritici, chiarissimi professori e presenti tutti. È per me un piacere grande e un grande onore poter ricordare con queste poche ma sentite parole gli eventi accaduti 50 anni fa che ebbero come protagonista la figura luminosa del formidabile educatore quale era il professor Enrico Bovalini. Come ha appena ricordato la professoressa Ciccoli nell'introduzione, io non sono presente, mi scuso per questo di essere collegato soltanto attraverso il computer, perché come alcuni di voi sanno nel 2013 dovetti lasciare l'ufficio di professore di chimica generale per scompenso cardiaco certificato dalla clinica di Siena, dal Policlinico delle Scotte. L'anno successivo questo scompenso cardiaco causò un'ischemia cerebrale e poi un'embolia, quindi ringrazio il cielo di poter essere presente almeno in questa forma. Chiedo scusa per la mia assenza. La mia presentazione verterà su due punti, l'educatore, professor Bovalini, e il chimico analitico. Ora le mie parole risulteranno, come ho detto, molto semplici, molto più solo sul livello umano che di quelle bellissime relazioni che ho sentito fare da tutti, dal professor Rossi, dal professor Mariotti, precedentemente dal dottor Bagni. E ringrazio anche il professor Bagni perché avrei piacere, se è ancora presente in aula, di poter parlare con lui perché mi ha citato dandomi dei meriti, sì, che forse non ho. Io ricordo che da studente avevo visto queste dispense nella biblioteca di chimica dell'Università di Pisa in via del Risorgimento. Quindi ne vorrei parlare con lui, magari se mi contatta, se possiamo sentirci successivamente per non prendere troppo tempo. Allora, i punti, come vi ho detto, che vorrei trattare sono due. Vediamo il primo, quello al quale do più importanza, darei più peso. L'educatore secondo me a tutto tondo nel professor Bovalini, non solo come chimico, ma proprio come rapporti, anche rapporti umani che sono già stati detti molto bene e molto meglio di quanto potrei fare io dal professor Rossi. Conobbi il professor Bovalini nel 1974, quindi lui aveva l'età che ho io adesso, e lo conobbi presso la sede dell'Istituto di Chimica Generale di cui era direttore il professor Enzo Chiezzi. Eravamo a Pian de Mantellini, ora il nostro dipartimento al quale anch'io dopo ho partecipato è in via Aldo Moro. Allo stesso civico era la sede di altre importanti istituzioni per la chimica, la biochimica e la chimica organica. Queste istituzioni, come è stato ampiamente ricordato, erano state trasferite dalla vecchia sede che era nel Palazzo del Rettorato, dove anche la professoressa Ciccoli ha seguito le lezioni del professor Bovalini. Il professor Bovalini
era stato insegnante di chimica generale, queste sono notizie sulle quali sorvolo perché le ha dette molto bene sia il dottor Bagni sia il professor Rossi e il professor Mariotti. Era stato insegnante di chimica generale e direttore degli istituti chimici all'Università di Pisa, professore di ruolo alla Regia Accademia di Livorno fino al 1971 e per la maggior parte del periodo dagli anni 40 al 71 era stato anche direttore della chimica a Siena. Tutti questi dati io li ho presi pari pari dal dottor Enrico Bagni che le ha già descritti e presentati al 109° congresso della Società Italiana di Fisica nel settembre scorso. Quindi il direttore dell'istituto successivamente al professor, all'andata in pensione del professor Bovalini, e fu il professore Enzo Tiezzi. Io arrivai all'Università di Siena dove c'era bisogno di un addetto alle esercitazioni di chimica generale. Vi ricordate le classiche lezioni ad horas? Ci veniva pagati ogni ora, solo ogni ora. E dopo aver conseguito da poco la laurea presso l'Università di Pisa, perché a Siena non c'era, quindi io dovevo emigrare da qualche parte e scelsi Pisa. All'anno accademico, mi laureai nell'anno accademico 72-73, con una tesi in chimica inorganica, teoria del campo cristallino, con il professor Mario Ciampolini, che veniva dalla scuola di Firenze, di cui era capo riconosciuto il professor Luigi Sacconi. Quindi io mi presentai, dopo la laurea a Pisa, al professor Tiezzi, che a sua volta mi introdusse al professor Pierluigi Orioli, che anche lui proveniva dall'Università di Firenze, ed era il titolare della cattedra di chimica generale, e mi introdusse e mi presentò anche al professor Bovalini, che era stato il suo predecessore fino a un paio d'anni prima. E aveva, come ha ricordato il professor Rossi, ancora un suo ufficio nell'istituto. In quegli anni mi dedicavo quindi alle esercitazioni per gli studenti di chimica generale della cattedra del professor Orioli, e qualche volta il professor Tiezzi, bontà sua, mi chiese anche di fare, poche volte, parlo di un paio o tre volte al massimo, le esercitazioni per la chimica fisica al suo corso. L'istituto mi affidò persino un ufficio, molto benevolo nei miei confronti. Mi assegnò un ufficio con scrivania, allora non avevamo problemi di spazio. E addirittura due stanze con laboratorio per le esercitazioni per gli studenti, con banconi ingresse, con cappe di aspirazione, e c'erano anche quanto bastava per fare delle decorose, speriamo che io le abbia fatte, delle decorose esercitazioni per gli studenti. E quindi non si poteva però fare ricerca per ora, ai primi tempi, tanto avevo soltanto questo incarico, e quindi fare una ricerca di avanguardia. Tra il 1974 e il 1977, in questo mio ufficio, importanti furono per me le conversazioni con il professor Enrico Bovalini. In molte occasioni il professore mi istruì direttamente in laboratorio. Potei apprendere la lavorazione per la vetreria di base, che è una cosa che non si insegnava più nemmeno all'Università di Pisa, quindi io li appresi da lui in questo breve scorcio di tempo, fino alla sua morte, avvenuta nel 1977, con le sue stesse mani il professor Bovalini mostrò come si saldano fra loro tubi in vetro, come si fanno le fiale, come si riempiono le fiale con prodotti liquidi o solidi, soprattutto solidi, sensibili all'aria. È una cosa delicata, come è delicata saldare i tubi di vetro che poi debbono bastare nel tempo. Per fare questo ci bastava il fornello Bunsen, cosiddetto becco Bunsen, gas metano e bombola di ossigeno, perché con l'aria non si poteva raggiungere la temperatura sufficiente. E poi occorre acquisire una prolungata esperienza, e lui mi fece vedere diverse volte. Quindi, da un punto di vista educativo, la pazienza,
l'umiltà, la perseveranza. Almeno questi tre termini me li ha mostrati, che probabilmente non avevo acquisito nei corsi di studio all'Università di Pisa. Me le insegnò il professore Enrico Movalini. E quindi una volta effettuata la saldatura, vi dico anche questo, non si deve aver fretta. Quando si sono saldati due tubi di vetro, tubi parlo, non bacchette, tubi, quindi che hanno il foro centrale, il difficile è quello, perché per le bacchette è facile fare le saldature. Quando si sono saldati i tubi di vetro, non si deve aver fretta a raffreddare il tutto, perché di sicuro dopo il vetro diventa friabile e si spacca tutto. Quindi bisogna avere a disposizione una muffola, cioè una stufa adeguata. Allora erano le muffole ingresse delle cose grandi, e quindi si metteva dentro alla muffola regolata ad alta temperatura, che piano piano scendeva la temperatura, in modo che poi, una volta estratto, il prodotto saldato poteva essere durare nel tempo. Ecco, quindi in casi specifici anche oggi non sarebbe male se i nostri studenti gli venisse presentata questa necessità, perché sì, si trovano in commercio, vengono i fornitori di vetreria che prendono il disegno e che poi dopo ti portano il prodotto ben fatto. Ma in casi specifici, in casi particolari, è bene che qualcuno sappia in laboratorio fare queste cose minime che vi ho detto. Ricordo come il professor Bovalini non poche volte si intrattenne con il professor Arnaldo Cinquantini, classe 1939, quindi più grande di me, che ora non c'è più, anche lui, e anche insieme al sottoscritto eravamo entrambi laureati dell'Università di Pisa, che era rimasta anche questa nel cuore del professor Bovalini. Ci parlava, si conversava, ci raccontava dei suoi studi presso l'Università di Pisa come studente, ma poi anche come docente. E appresi allora, in quel 50 anni fa, parlo del 74, 75, 76, appresi che era stato compagno di studi di Enrico Fermi, quindi due persone eccelse. Perché? Perché allora, come ha ricordato la professoressa Ciccoli, i due corsi di laurea di chimica e di fisica avevano i corsi di base mutuati, quindi i corsi di base di chimica generale, di fisica, andavano alle stesse lezioni dagli stessi professori. E come è stato detto, avevano poi anche scritto il libro di esercizi che il professor Rossi ha commentato da par suo molto bene il contenuto del libro Lezioni di Chimica Fisica. Più tardi il professor Bovalini, questo libro di chimica fisica, come avete visto, fu pubblicato nell'anno accademico 1920-1921. Più tardi, quando si erano laureati, il professor Bovalini diventò aiuto dei professori Raffaello Nasini e Camillo Porlezza, che erano due luminari. Io le lezioni di chimica fisica le ho seguite nell'aula, famosa aula 4 del Via del Risorgimento, allora era lì, quando ho frequentato io, fino a pochi anni fa, e lì, gli istituti chimici c'erano in Via del Risorgimento. Nell'aula 4 c'era una targa e un busto del professor Nasini, che sinceramente lo sapevo, ma forse non me lo ricordavo, era senese, quindi una gloria della nostra città ancora, come il professor Bovalini. Il professor Nasini era professore di chimica generale e di chimica fisica anche, e aveva quindi un forte ascendente anche sugli studenti e sugli altri insegnanti, e poi anche direttori. Camillo Porlezza pure, un altro personaggio che io ho avuto la fortuna di conoscere, perché negli anni 68, 69, 70, finché non mi sono laureato, lui continuava a frequentare gli istituti chimici in via del Dipartimento, una persona anziana, molto avanti negli anni, ma aveva sempre un portamento molto bello ed austero sullo stile
del professor Bovalini. Ecco. E quindi allora questi ricordi mi hanno richiamato questo evento in onore del professor Bovalini, mi ha richiamato alla mente queste cose. Altre cose, ve le dico velocemente, sto per arrivare al secondo punto, sempre però nel primo punto dell'educatore, professor Bovalini. Le lavagne del professor Bovalini le ha già nominate, ma io me le ero appuntate, quindi scusate, ve le ripeto. Le ha già nominate la professoressa Ciccoli. Lui aveva fatto delle tante lavagne di un materiale, materiale sintetico era, sembrava lavagna, ma non era lavagna perché sarebbero state troppo pesanti. E in questo materiale sintetico nero con gesso bianco di altri colori aveva fatto esercizi, formule, aveva fatto grafici, cose, tutte le sue lezioni. E poi in alcuni casi o spesso le appendeva nelle aule dove faceva lezione, dapprima al rettorato, poi quando si trasferirono a Pian de Mantellini, anche nell'aula magna di Pian de Mantellini. Le appendevano e quindi erano queste, ve lo immaginate, le lavagne luminose di allora del professor Bovalini. Io le ho viste a decine queste lavagne, sempre esistenti, probabilmente le ha viste anche il professor Rossi, che l'ha conosciuto forse anche prima di me, ecco, perché come studente anche. Queste lavagne erano nella cosiddetta grotta del piano 2S, era una grotta che serviva tutto il palazzo per gli autoclave, per i depositi dell'acqua, e quindi lì c'erano depositate tante cose. Io non so dove siano andate a finire nei tanti traslochi dell'Istituto di Chimica Generale, poi Dipartimento di Chimica, eccetera. Ma sarebbe un bel reperto di poterlo ritrovare, se esistessero ancora. Speriamo che non siano andate distrutte. E poi i libri, questi sono stati ben nucleati e benissimo descritti dai maestri che abbiamo sentito precedentemente, e io ho visto a Pisa, o so che a Pisa c'era anche prima, un libro di stechiometria, calcoli stechiometrici, e più attinenti alla mia materia, e sono stato insegnante di chimica generale ed inorganica fino, come ha detto la professoressa, fino al 2013. Ecco, allora, il libro Calcoli stechiometrici di Enrico Bovalini mi pare pubblicato nell'anno 1941-42 o 42-43, insomma, quando era ancora direttore. Inoltre è stato ben descritto il libro che era stato poi scoperto dal professor, dal dottor Bagni. Allora, il chimico analitico, sempre quando io arrivai a Siena, e qui sarò più breve del punto 1, quando arrivai a Siena nel 1974 c'erano, oltre al professor Bovalini, il professor Chiesi, c'erano tante altre persone. Fra queste c'erano almeno tre che avevano origini scientifiche e didattiche pisane. Uno era il professor Arnaldo Cinquantini, che insegnava anche chimica generale, poi chimica analitica, a farmacia e poi a scienze. E c'era il professor Piero Zanello, credo che sia ancora vivente, è un pezzo che non lo sento. E il professor Giorgio Raspi, che era un maestro del professor Zanello, ma tutti e tre erano collegati, erano figli, diciamo, scientifici del professor Bovalini, erano lì a Siena. Allora il professor Raspi, dopo poco, era avanti negli anni, sono a Pisa e poi dopo andò in pensione. Il professor Zanello e Cinquantini continuarono a produrre delle pubblicazioni scientifiche di chimica analitica, soprattutto perché era un nucleo di chimica analitica, come la chimica analitica da cui era provenuto il professor Bovalini, ed era chimico analitico lui stesso, era provenuto, come è già stato detto, dal professor Borgi, chimico analitico, dal professor Porlezza, chimico analitico. Ecco, questo gruppo di chimici analitici qui a Siena
identificabile in Cinquantini e Zanello, che facevano soprattutto elettrochimica quando erano qui, ma facevano anche, soprattutto in Cinquantini, analisi delle acque, che era il vecchio mestiere del professor Porlezza e del professor Sborgi e anche del professor Bovalini. Ecco, e quindi, allora, a proposito delle ricerche in ambito analitico del professor Bovalini, scusatemi se ancora parlo di me stesso, perché di recente l'ho fatta anch'io una piccola scoperta. Non sono le scoperte del Fermi, non sono le scoperte del Bagno, ma ho fatto una piccola scoperta del tutto casuale, come a caso sono la maggior parte delle belle scoperte scientifiche. Allora, siccome ora da pensionato che mi posso muovere poco, cammino con due bastoni, eccetera, eccetera, allora mi dedico attraverso il computer e internet, che è una bella scoperta della globalizzazione, di fare delle ricerche su storia del latte. E quindi in uno di questi di pochi progetti che ho portato avanti c'è il Francesco Bartalini, non so se l'avete mai sentito, ma di solito i senesi non lo conoscono, nemmeno io lo conoscevo, ma l'ho imparato in questi ultimi 7-8 anni. Questo Francesco Bartalini è nato in Camollia nel 1569, ha fatto di belle madonne, è morto solo a 40 anni nel 1609, peccato. Tra queste belle madonne ne ha fatte diverse nel nostro territorio, a Siena, e anche nel territorio di Montalcino, a Torrenieri. A Torrenieri, che fa parte del territorio di Montalcino, ho scoperto, studiando il territorio di Montalcino un po', ora ci sa questa grande biblioteca, è internet, è Wikipedia, ma anche tante altre cose, e ho trovato, non è Wikipedia, questi sono articoli originali e dati originali, ha fatto il professor Bovalini, niente poco di meno quando aveva 50 anni, 51, delle analisi, quindi 73 anni fa, di un'acqua piuttosto nota allora, l'acqua Collalli. L'acqua Collalli nel territorio, non so con precisione se è più vicino a Torrenieri o a Montalcino, ma sempre comune di Montalcino, in quest'acqua aveva scoperto perfino tracce di litio. Immaginate come gli strumenti che avevano allora, che non erano gli spettrometri di massa, che non erano i grossi apparecchi ICP per fare queste analisi, che tipo di limiti di rivelabilità avevano allora. Ecco, il professor Bovalini ha trovato queste tracce e io sono sicuro, con il beneficio di inventario, che il Dipartimento di Chimica da qualche parte, ora di Dipartimento di BCF, dovrebbe avere uno spettroscopio, quelli belli di ottone, che dallo studio delle righe spettrali può permettere di vedere se ci sono almeno tracce di litio. Per la quantitativa, per la determinazione quantitativa, il problema è un po' più complicato, perché forse non avevano un limite di rivelabilità abbastanza alto. Ecco, allora io a questo punto posso dire che a conclusione di questo secondo punto, e come ha detto qualcuno, diciamo mi pare il professor Rossi, nel campo della chimica analitica, qui a Siena c'è un grande fermento, anche il rettore, la professoressa Medaglini, ha detto che c'è un grande fermento con la istituzione di una nuova laurea in agroalimentare. Ecco, quindi questa scia portata dal Bovalini per quanto riguarda la chimica analitica si prosegue con questa scuola organizzata e portata avanti dal professor Rossi e dalla direttrice. Ho sentito che dovrebbe essere ancora in aula, spero che ci sia ancora la professoressa Magnani, la direttrice del Dipartimento di BCF, che saluto cordialmente, e quindi anche delle figure dei professori di analitica di ora, che sono i succedanei del Bovalini e del Cinquantini, che sono il professor Steven Loisel e la professoressa
Gabriella Tamasi. A questo punto ricordo molto bene, vi devo dire che ricordo molto bene il giorno in cui nel luglio del 1977 nell'Istituto di Chimica Generale arrivò la notizia, la tragica notizia della morte improvvisa del professor Bovalini, cosa da non credere, perché io l'avevo visto fino al giorno avanti con il suo andare tranquillo, il suo fare austero ma gentile e generoso verso tutti, verso di me come verso i professori, che era un neolaureato, un ragazzetto che portava lo stesso rispetto a me come al direttore professor Tiezzi, come al direttore professor Ricci della biochimica, al direttore della professora Dembri della chimica organica. Quindi grazie Lucia, le due Lucie che conosco, se ce ne saranno altre, ma in particolare alla professoressa Lucia Bovalini, che ha gradito che io dicessi queste poche parole in tributo doveroso al suo babbo. Grazie all'Accademia dei Fisiocritici per avermi dato la possibilità di riportare alla mente, anche al proprio mio piacere personale, questi bei ricordi, ed un grazie perenne al professor Enrico Bovalini per aver dedicato parte del suo tempo e della sua umanità esemplare anche al sottoscritto. Grazie. Grazie professor Cini, belle sentite parole veramente. Ora inviterei anche qualcuno del pubblico se vuole intervenire e portare ancora aggiungere altri ricordi di quegli anni. Posso? A voglia, certo, professor Pompucci. Io vorrei parlare del professor Bovalini, visto come da studente. Correva l'anno accademico 55-56. Ero iscritto a medicina, primo anno di medicina. Allora c'era, come materie del primo anno, c'era chimica, fisica e istologia. Affrontai subito la chimica prima della fisica e dell'istologia perché mi pareva il problema molto più complesso. E quindi seguivo le lezioni via via, gli scritti che lui già programmava la lezione e tutto quanto. E però a un certo punto ci si domandava, noi come studenti, come facesse il professor Bovalini a fumare i quarti di sigaretta, perché suddivideva le frutte in quarti, senza bruciarsi le dita. Questo è un problema che noi studenti non abbiamo mai risolto, non so se almeno di quell'anno. Io che provenivo dal classico, andavo a trovare a chiedere spiegazioni di alcune cose, rimasi affascinato dal laboratorio, dal laboratorio come era organizzato e tutto quanto, e dalla disponibilità sua quando c'era. E della professoressa, allora dottoressa Casini, ci spiegava via via quelle cose che venivano. E vi dico anche questo, che è stato un po' il mio l'incontro che poi mi ha segnato nella mia vita scientifica. C'era una persona che stava in camice bianco, che stava riparando, non so che, lavorando intorno a uno spettrofotometro. Io lo scambiai per un tecnico, ma era il professor Carlo Ricci, che l'anno successivo mi dette a chimica biologica 30 in lode per aver discusso su una materia che non era in programma per noi di medicina, sul processo clorofilliano, che avevo letto in un congresso che era stato tenuto l'anno prima e che quindi voleva alcune delucidazioni in più. E lui me l'interrogò e quindi si discusse in sede d'esame
questo processo che allora c'era. Quindi il Bovalini, che poi ho conosciuto, sono stato anche e sono tuttora amico di sua figlia Lucia, che ha segnato per caso o per volere e poi quando ha detto esame di biochimica, di chimica, per l'incertezza che aveva su organica, ma non sulla chimica generale, presi solo 28. Il che per allora, come studenti, era effettivamente un voto alto. Io vi ringrazio, ho voluto raccontarvi così come è stato l'impatto sul mio... Grazie. Grazie. Allora la parola ora al professor Renieri, Tommaso Renieri. Un esempio proprio all'esame di chimica, al professor Bovalini. Essendo io perito chimico da San Rocchi, con i chimici, sia quei ragazzi che al San Rocchi, il professor Bovalini le teneva particolarmente d'occhio e mi fece, diciamo, un esame sulla struttura dell'atomo che disse andata. Cioè, poi passò a passare al professor Cinquantini, che mi chiese come chimica inorganica la costruzione dell'acido solforico, la produzione dell'acido solforico. E mi sentivo bene, perché l'anno avanti si era fatto con un ingegnere industriale chimico la produzione dell'acido solforico col metodo di sintesi, io non mi ricordo ora, ma so che era, e gliela dissi tutta per bene così, e il professor Bolini rimaneva un pochino così e mi disse: ma il sistema con le camere di piombo, che era l'altro sistema vecchio, a che punto tentai il tutto per tutto? Disse: oh, professore, proprio così. Professore, ma questo ormai è un metodo che sta abbandonato dappertutto, cioè si sta abbandonando, è quello nuovo. Rimasi molto perplesso e mandò fuori e discussero e uscì con 22, il voto più basso. Anni dopo, Cinquantini mi disse: il tuo esame gli è rimasto ancora in mente, perché non si aspettava che uno studente tentasse il tutto per tutto. Dice: va bene. Devo dire che poi l'ho rincontrato qualche altra volta a giro, così, e mi domandava sempre come va. Non si ricordava il mio nome, ma mi domandava: ma come va? Ecco. Questo è un piacevole ricordo di quel gentile signore. Bene, e ci sarebbe un'altra richiesta di parola? Bisogna che... perché poi il tempo stringe e mi hanno avvertito che bisogna fare molto in fretta. Sì, buonasera, sono Alessandro Tamagnini. Io purtroppo non ho avuto il privilegio di avere il professor Bovalini come docente, ma ne ho sempre sentito parlare dai colleghi più grandi, sempre con tanta stima e ammirazione per la sua competenza, per la sua umanità. E io sono qui nella veste di delegato dell'Accademia Italiana della Cucina per premiare la professoressa Lucia Bovalini con un piccolo presente che ha fatto anche il signor Franco Busini a tempo di record, per ricordarti per sempre questa bellissima iniziativa. Quindi te lo consegno a nome di tutti gli accademici. Guarda, è una cosa particolare. Si tratta di una riproduzione ad alta definizione su una lastra di ottone doranto della locandina dell'evento, così puoi ricordarla per sempre. Poi te la apro. Bene, puoi portarla, ecco, se vuol venire anche Lucia a parlare un attimo, perché il tempo stringe. E...
Lucia, c'è anche una chat su YouTube. C'è una chat che del tuo nipote, del nipote e appunto anche di naturalmente che appunto dice buonasera a tutti, seguo con molto interesse. Sono il nipote del professor Bovalini, anche io mi chiamo Enrico Bovalini. Ecco, il nipote appunto che non è potuto intervenire perché per motivi di lavoro è a Milano. Sì, sì. Bene. Ah, ecco, va bene, sì. Grazie. Ecco, io un attimo solo perché bisogna fare. Bisogna che tu parli al microfono. Perché devo ringraziare, no? Perché il mio compito è ringraziamenti. Ma sono veramente contenta perché, primo, perché ho scelto l'Accademia dei Fisiocritici e meno male l'Accademia dei Fisiocritici ha accolto con piacere questa manifestazione. Il motivo era anche questo, perché mio padre quando aveva 15-16 anni, faceva il liceo classico, veniva qui all'Accademia dei Fisiocritici ad aiutare il dottor Nannizzi nella catalogazione delle piante medicinali. E questo non è che l'ho saputo io, me l'ha detto mio padre, ma me l'ha trovato la professoressa Ferri, che è una grandissima amica purtroppo, è così, che mi portò una volta, e ora non la trovo perché io vengo da un anno orribile, non sono come la regina Elisabetta, ma quasi, ecco, e quindi non ho potuto cercarla a casa, una fotocopia di un libro dove in un appunto in fondo a piedi pagine c'era scritto: queste ricerche sono state possibili perché ho avuto come aiuto un ragazzo del liceo che veniva ad aiutarmi la sera. Quindi fin dal 1916 il liceo classico era qui vicino, veniva, e quindi ecco perché ho scelto e voi mi avete accettato. Quindi ringrazio il dottor professor Manganelli, la mia amica Luana che ha fatto le veci benissimo, la prorettrice che ha fatto le parti, insomma mi è piaciuta l'università ne prendesse parte, la mia vero conduttrice, co-conduttrice come si dice usa ora col Festival di Sanremo, sei la mia co-co, ecco, va bene. E quindi ecco che oltre a legarmi amicizia diciamo di 10 anni, vero, poco più, ecco, quando si andava a sciare insieme, lei una bravissima, io un po' meno, insomma, ecco, e quindi dai tempi, poi si è fatto l'università, lei era più giovane, quindi così, e quindi mi lega un'amicizia particolare anche da amica. Poi devo ringraziare tutti gli oratori perché veramente hanno centrato la cosa in maniera perfetta. Prima il Bagni che è stato diciamo l'artefice, perché io questo qui era un mio sogno nel cassetto e voi stasera avete realizzato il mio sogno di bambina, cioè trovare finalmente questo libro di cui in casa si parlava, ma sa mio padre era, come avete sentito, non era un tipo che diceva io ho fatto quest'altro, invece le mogli sono sempre più no, babbo sai ha scritto un libro Fermi, sì, che noi tutti bravo. Non si sapeva nemmeno chi era Fermi. E vi dico che la cosa importante per i bambini degli anni 50, come se erano i tre fratelli, avere un babbo chimico era molto bello, perché prima lui raccontava delle novelle favolose la sera. Non c'era televisione, non c'erano i PlayStation, non c'era partita di calcio, e quindi lui ci raccontava delle novelle appuntate a tutte e tre. Poi, come tutte le sere, faceva: ora papà è babbo, esce, diceva la mamma. E dove vanno? Si faceva: esce da scrivere lavagnette. Noi queste lavagnette non si sapeva cosa fossero, perché va a scrivere lavagnette, perché la sera andava a preparare le lezioni di chimica in queste lavagne che ha detto il professor Cini. E lavagne, ma non erano lavagnette, erano lavagne tipo quelle, sicché te le ricordi anche te, no? Con tutte, a quei tempi non c'erano
tutti questi aggeggi che io non so adoperare, insomma, nemmeno macchine, niente, era la lavagna e il gesso. E poi, e quindi andavo a scrivere qui. E poi avere un babbo chimico da piccoli, per noi si considerava anche un mago, perché ci portava in questo laboratorio di chimica, noi tre piccoli, negli anni 50, e c'era questa cappa, il becco Bunsen, sì che noi si entrava tutto fumoso, ora visto che sono tutti i laboratori, tutti perfetti, tutti bianchi e celesti, invece lui tutto era fare. E sì che si entravano tutti paurosi, perché ora vi faccio vedere delle cose, sì che sa. Le cose, soffiava il vetro, come diceva, sapeva fare tutte le cose degolate, mamma mia, non è un mago. Poi cambiava con liquidi, poi diventata grande, ho imparato anch'io, da rosso a blu con l'acido e la base, sì che dovete, un mago, sì che vuole. Altra cosa che poi ci ricordo di padre è che lui prima di sposarsi aveva lottato con uno squalo, ma uno squalo vero, e sì che si diceva accidenti, doveva essere tipo insomma Superman, no, perché invece era un uomo mingherlino, e infatti e l'ha trovato e è stato lì per morire. Mia madre faceva, almeno fosse morto, non lo sposavo, faceva insomma. Poi, e quindi che cosa? E invece è vero, perché se voi andate la domenica del Corriere prima del 30 c'è la fotografia di questo uomo nerboruto, non era per niente nerboruto, e con un remo cerca da buttare via lo squalo che aveva trovato. Mamma, lo squalo con tre denti conficcati nel patino, però andati persi per la guerra. Quindi per noi era... Poi in campagna non ci sapeva televisione, niente, la sera ci portava a vedere le stelle, vedi, ecco, ma io mi ricordo poco, ecco, poi ci guardava gli animali, insomma, era una persona, noi si ricorda come un padre presente, insomma, ecco. Quindi questo è ora per finire, quindi mi pare ho ringraziato tutti, lo staff dell'Accademia, da Francesco, Alessandro, Chiara, tutta la gente che c'è, insomma, bravissimi e tutti. E allora ora andiamo a prendere un aperitivo perché abbiamo tutti sete, penso, vero? E spero di almeno si finisce la serata. Io sono contenta perché dopo un anno torno a Siena. Ecco, sì che, ecco, quindi per me è stata una cosa. Ecco. Speriamo vi possiate rivedere, non lo so quando e quando, però insomma, ecco, inventerò qualche altra cosa. Ecco. Va bene, grazie. Allora, ecco. Bene, grazie allora a tutti. Ringrazio anch'io naturalmente tutti gli intervenuti e grazie a tutto lo staff dell'Accademia.